Però era in attesa di riavviare. Allora, Fabrizio ha chiesto la conferma rispetto alle indicazioni che erano pervenute anche a seguito dei sopralluoghi da parte della Commissione su due schede norma che riguardavano appunto situazioni che avevamo su cui avevamo fatto un sopralluogo. Credo siano l'osservazione 123. Te lo dico subito. Sì, l'osservazione 123 sarebbe la scheda norma TU38, che sarebbe quell'area edificabile in via dell'Acquarella, che la Commissione, mi sembra, all'unanimità vorrebbe non accogliere, quindi ritornare alla previsione originaria. Me lo confermate? Sì, è così. Ok, quindi io procedo e l'ufficio si adegua, diciamo, all'opinione, diciamo, al parere della commissione. Quindi procediamo con non accogliere l'osservazione 123 invece che accogliere, e quindi a eliminare dalle schede norma la scheda norma TU38. Lo dico per precisazione, questo significherà che l'attuale scheda norma TU39 diventerà TU38. Ecco, questo è per un problema Sì, si ovviamente. aggiorna la numerazione, è chiaro, si aggiorna la numerazione. Va bene, questa è la prima. La seconda era la TU44. Sull'osservazione, Fabrizio? Te lo dico, l'osservazione 91, che sarebbe un'area, una proposta di area edificabile in via Roma, via Bello Sguardo, a fianco dell'attuale supermercato, a Ok, sì. Cavaiore. Anche questa, invece che accolta, è non accolta, e quindi si ritorna, diciamo, alla previsione di verde pubblico. E quindi viene eliminata, invece che accolta e non accolta l'osservazione, e viene eliminata la scheda norma TU44. Anche qui, quindi, mi confermate? Ti confermo, questa non deriva da un sopralluogo, ma da una Ma rivalutazione che è stata da una fatta. Sì. discussione che avete fatto in commissione. Benissimo. Questo comporterà che l'attuale TU48, che è l'ultima dell'UTOI 4, diventerà TU44. Lo dico sempre per un problema che la numerazione rimanga progressiva. Va bene? Ok, queste sì, era il punto in cui si era Benissimo. arrivati. Allora, se mi date conferma, perché era già nel verbale che aveva fatto la Manola, ma appunto volevamo. Io allora procedo, anche perché ve lo dico, siccome queste le schede no, ma c'è il problema che poi dopo devo riferire al geologo, all'esperto in classificazione acustica, a quello della VAS, perché tutte le volte che noi cambiamo le schede ricambiano tutte le valutazioni, mi capite? Quindi almeno chiudiamo e siamo sicuri che possiamo procedere sia col parere motivato della VAS, sia con le valutazioni geologiche, no? Su tutta questa parte. Va bene? Ok, ora nel Perfetto. frattempo parlo con la Manola ora. L'ultima volta sono rimaste dal registro che era stato trasmesso alcune osservazioni sempre sulle schede norma da guardare, poi c'è questa ripresentazione, diciamo questa nuova formulazione a seguito della discussione che c'è stata sulla proposta di emendamento del sindaco sul Cavanis, e poi possiamo cominciare a affrontare o le modifiche normative, oppure ho visto che l'ufficio ci ha inviato ora un registro che riguarda le osservazioni cartografiche. Allora, per liberare Fabrizio, direi di cominciare dal Cavanis, poi si procede con le schede norma mancanti, guardiamo, e non le abbiamo mai viste, i contributi di osservazione di controdeduzione che sono arrivate sulle osservazioni che hanno oggetto la materia geologica e idraulica, quindi dei consulenti esterni all'Agosto e Pagliara, e poi si procede se possibile, con le modifiche cartografiche, altrimenti con quelle normative. Prego, Fabrizio. Niente, allora condivido. È entrato il consigliere Iacomini. Questo è Buongiorno. l'emendamento nella sua ultima versione, no? In giallo, lo dico per Riccardo, così è chiaro anche il ragionamento. In giallo sono quello che ha deciso la commissione urbanistica e anche il parere d'ufficio in esito all'accoglimento dell'osservazione
privata, no? Quindi è semplicemente, vedete, la rettifica delle superfici e delle quantità esistenti, ma non ci sono quantità aggiuntive perché si lavora tutto sull'esistente. In verde, l'evidenziato in verde, invece. E quindi diciamo, l'accoglimento dell'osservazione da parte del privato, diciamo, e quindi sia diciamo, come parere tecnico sia come commissione, è semplicemente di sistemare correttamente le superfici di riferimento che avevano minimi errori. C'è un pochino più di superficie che viene ceduta pubblica, che è tutta l'area esterna, diciamo, no? Al Vercavanis, e poi c'è appunto il fatto che gli interventi si fanno a parità di superficie esistente, perché in realtà sono solo interventi di ristrutturazione edilizia o conservativa o ricostruttiva, e non c'è nessuna aggiunta di nuove volumetrie. Questo per l'osservazione generale. Con l'emendamento vengono aggiunte ovviamente invece delle ulteriori possibilità. Allora, la prima è che si muta il tipo di strumento attuativo, cioè si passa da un piano attuativo a un progetto unitario convenzionato, perché ovviamente perché è più semplice, diciamo, il procedimento di attuazione, ancorché sia sempre comunque soggetto al controllo del Consiglio Comunale, ma è soggetto a una sola delibera invece che a due come il piano attuativo. Dopodiché, appunto, vedete, vengono aggiunti questi famosi 900 metri quadrati. Avevamo deciso però di ridurre l'altezza rispetto a una prima discussione, quindi l'abbiamo portato a 7,50 m. E l'altra precisazione che abbiamo fatto è che questi 900 metri quadrati sono comunque vincolati alla categoria di funzionale di servizio, cioè di con funzione pubblica sostanzialmente, cioè di uso pubblico. Non possono essere né Un fisco né attimo, servizio. Fabrizio, ti poi interrompo una cosa, scusa, perché io sulla scheda ho 9,50 m. E nella quando sei uscito nella discussione, è venuto fuori che era un'altezza troppo elevata e quindi l'abbiamo corretto. Okay. Grazie. Dopodiché, la categoria diciamo, l'ampliamento però è vincolato alla sola categoria di servizio, non direzionale di servizio, per cui c'è. Se fosse direzionale di servizio, diciamo, c'è tutta la gamma anche delle funzioni di tipo privata, ma è solo di servizio, quindi solo per funzioni, diciamo, collegate ad attrezzature, a servizi di interesse pubblico. E dopodiché è stata, mi sembra che tutto il resto più o meno è rimasto uguale. L'unica cosa che è cambiata è la perequazione, perché appunto in funzione del fatto che gli viene data questa possibilità, la perequazione co comporta, vedete, la compartecipazione all'adeguamento della viabilità non più di via Michele Arcangelo, ma di tutta via delle Pianure, no? Quindi della viabilità, diciamo, che gira intorno agli impianti sportivi e ritorna su via di Monteggioli. Quindi gli è stato, come dire, chiesto uno sforzo maggiore in termini di perequazione sull'adeguamento della viabilità esistente. Mi sembra che queste fossero fossero diciamo gli elementi. Dopodiché abbiamo aggiunto, credo che nella prima versione non c'era, il fatto che i 3200 metri quadrati di copertura, vedete, con vincoli e garanzie di rimozione in caso di cessazione dell'attività sportiva, Scusa cioè. un attimo, scusa Fabrizio, un attimo, un attimo. Sì. Fabrizio, abbi pazienza, la puoi allargare al massimo la finestra di Word? Che mi scaletta, ecco, bravo. Non lo so, mi scaletta un po' la formattazione, forse perché sono da tablet. Così la vedete meglio. Finora perfetto. Dicevo, ah no, Riccardo non c'è ancora, aspetta. Ti scusa Fabrizio, io ti volevo fare una domanda, no? Sì. In riferimento a queste modifiche. Allora, la proprietà cederebbe una parte di superficie a parcheggio pubblico, che sarebbe nell'area esterna. E a verde, e a verde. Sì, che sarebbe nell'area esterna della proprietà. Sì. Aspetta, Roberto, sto parlando. Ora, se nell'ambito degli interventi che vengono fatti lì sul parco, no? Quelle attrezzature sportive e così via, avranno bisogno dei parcheggi loro. Cioè, io non ho capito
se il parcheggio che viene ceduto al comune poi diventa il parcheggio di servizio dell'attività. Avrei bisogno di chiarirlo questo. E quello lo devono comporre nello strumento accerto, che in parte è parte dello standard, no? Nel momento in cui viene ceduto, compartecipa allo standard. Però un conto è lo standard pubblico e un Sì, ma conto è lo siccome, standard. no, voglio dire, perché il comune si trova poi a gestire un parcheggio, a fare la Sì. manutenzione e tutto, e poi lo usa il privato, tutto in parte. No, lo usa chiunque lo vuole utilizzare. Questo è il momento, però quello è tipico del parcheggio che viene ceduto al comune. Nel momento in cui Perché viene voglio ceduto. dire, loro secondo me hanno bisogno poi di spazi di manovra, di accesso a queste cose che vengono realizzate all'interno del parco. In parte possono Io... sfruttare la parte pubblica, come la può sfruttare chiunque nel momento in cui diventa pubblico. In parte dovranno poi ricavare i loro spazi privati in funzione della destinazione d'uso che danno agli immobili. Questo è evidente. Ma è nel piano attuativo che si Non è più compone. piano attuativo, è un progetto Sì, lo è, convenzionato. ma quello rimane il piano, è Ma io nello non ho capito, strumento scusa. attuativo, capito? È Che nello strumento. parcheggi si tratta? Ora non ti sei interrotto, scusa se ti ho interrotto, ma di che parcheggi si tratta qui? Pubblici. Allora, le Che misure compensative, scusate, le misure si fanno, no, i compensative. parcheggi? No, allora, la No. misura compensativa già nella scheda previgente adottata prevede che l'intervento è subordinato alla realizzazione di un parcheggio, di un'area verde eccezione al comune, di un parcheggio e di un'area verde attrezzata esterna all'area. Cioè, se guardate la cartografia, tutte le aree esterne, queste qua, per capirci, queste qui ci viene realizzato un parcheggio, un'area verde attrezzato, sono 1900 metri di parcheggio e 6000 metri di area verde attrezzato, che vengono realizzati e ceduti alla pubblica amministrazione, diventano pubblici, ok? Ma realizzati da loro. Sì, realizzazione e cessione, Ah, ok? perfetto, non avevo capito male. È questo qui, realizzazione e cessione di un'area esterna al complesso monumentale da destinare in parte a parcheggio e sosta ed in parte a verde pubblico attrezzato. Peraltro, vedete, c'è anche scritto l'area degradata aperta sul fronte strada, perché lì c'è una parte che secondo anche la regione ha ancora un suo valore, c'è un canneto, c'è una parte umida, quindi dove la sistemazione a verde sarebbe preferibile, una parte invece che già sostanzialmente è diradata, dove è preferibile dislocare il parcheggio. Okay? Questa è la prima cosa. Poi c'è il convenzionamento all'uso e alle modalità di fruizione pubblica del parco, cioè che il parco deve essere garantito un suo accesso come se fosse un parco pubblico, secondo modalità da definire in convenzione. E poi c'è questa ulteriore misura compensativa, che è sia a vantaggio pubblico che a vantaggio privato, che è stata tutta questa discussione, cioè la possibilità di ristrutturare e di coprire, no, gli impianti sportivi interni. Allora, su questo, quello che è stato modificato rispetto alla proposta iniziale è di aggiungere il vincolo e la garanzia di rimozione delle coperture in caso di cessazione dell'attività sportiva, cioè nel momento in cui venisse meno, diciamo, la funzione pubblica, no? E si volesse fare una funzione ricettiva, un'altra funzione, eccetera, e ovviamente ci deve essere, diciamo, le tensostrutture, cioè quello che copre, diciamo, gli impianti, deve essere rimosso, compreso delle relative garanzie, quindi io immagino assicurative, fideiussorie, no? Con cui, diciamo, ci siano i costi di eventuale rimozione. Questo è quello che era stato aggiunto rispetto all'eccezione che era stata fatta, diciamo, del vantaggio che c'era nel coprire queste strutture. Ulteriore questione che è stata aggiunta, in termini invece di perequazione esterna, è il fatto che invece di compartecipare all'adeguamento di via Michele Arcangelo, che da tutti voi era stata considerata una via difficilmente adeguabile perché è troppo stretta, perché passa in mezzo alle case, eccetera, al miglioramento della viabilità di progetto di Via delle Pianure, perché nel piano operativo abbiamo già messo tutto l'adeguamento delle vie di Pianure e il suo ricongiungimento fino a Via di Monteggioli. E quindi, come misura perequativa, gli è stato chiesto di intervenire, diciamo, per migliorare questa viabilità, perché questo, peraltro, avrebbe il vantaggio che migliorerebbe sia l'accesso agli impianti sportivi esterni
dove ci sono i campi da calcio, il tiro con l'arco, eccetera, e nello stesso tempo diventa anche di servizio a questa nuova attività. Quindi Ma scusa, rispetto, Fabrizio, diciamo. ti posso interrompere? Ma Sì. dice ampliamento e adeguamento della viabilità di Via delle Pianure, ma la Via delle Pianure non esiste. Cioè, dov'è che mi collega sul ponte? Infatti, vedi, è stato eliminato esistente. Se vuoi si chiarisce che è di progetto, perché. No, no, è una domanda la mia, cioè perché è quella via che dovrebbe venire che va giù dal tiro all'arco, quella lì, che passa via via, Esatto, finisce lì esatto. però, quella strada lì. Sì, ma dopo prosegue. Se la guardiamo, aspetta, se Prosegue. ve lo faccio vedere sulle carte, è più In semplice. progetto, in progetto, Ah, un eh? Sì. progetto, prosegue. Ah, vabbè. Lo faccio vedere, forse infatti ora lo specifichiamo, così almeno siamo sicuri che è questa viabilità, vedete? In parte c'è, per alcuni pezzi fino a qui c'è, seppur stretta, sterrata, e in parte, vedete, poi prosegue e ritorna su via di Monteggioli. Ok? Sì, vabbè, ma c'è nel progetto, cioè una parte esiste, una parte non esiste. Progetto. Quindi va bene, concordo nell'idea, guarda, l'ho già fatto, di aggiungere di progetto, in modo tale che sia chiaro che è di progetto, ok? È giusto, è corretto, anche perché è contenuto nel piano, insomma. Va bene? Sì, in definitiva non ho capito, ho capito una cosa, cioè. Allora, il problema che mi ero posto dei 3.200 metri quadri, no? Che loro avranno in più, non è che ce l'avranno a prescindere dal fatto che un giorno cioè loro abbandonino il progetto della scuola e diventa una struttura ricettiva, questi qui le possono trasformare, no? Ma è Esatto. legata vedo, al vincolo di rimozione dell'attività sportiva, quindi se loro decidessero di non fare più la scuola per dire e farci una struttura ricettiva, questi c'è cioè il vincolo e devono rimuoverli questi Devo 3.000. Perché rimuovere, esattamente. poi volevo chiedere una cosa, se viene fatto proprio in muratura, come viene fatto questi 3.200 Non lo metri? sappiamo ancora perché qui c'è un problema di concertazione poi con la soprintendenza di come Ah, farlo. ok, via, comunque questo, no, questa è già una cosa, mi sembra positiva. Oh, quindi se siete d'accordo con queste modifiche io lo rimando agli uffici e al Sì, sindaco. infatti lo voglio rivedere, ora poi gli do un'occhiata, così è già meglio. Ok. E Fabrizio, questi 3.200 metri quadri qui poi sono utilizzabili dal comune anche in convenzione, anche questi? Questo sì, questo Questo. era già previsto, Michela, cioè Non ne nella posso convivere, no? convenzione come l'uso del parco ci deve essere Come l'uso. anche una quota parte che deve essere messa a disposizione temporalmente per l'attività del comune, quindi per le associazioni che il comune riterrà che possono usare questo impianto. Ok? Ok. Lì ce la Fabrizio. vedete anche bene perché si inserisce in un contesto, voi ci venisse una cementificazione brutta lì. Sì, qui va Fabrizio. tenuto conto che c'è la soprintendenza che presiderà tutto il progetto da una parte e la convenzione sugli usi l'approverete in Consiglio Comunale. Quindi i termini, i tempi e le modalità sarà compito del Consiglio Comunale quando arriverà la convenzione. Simone. Fabrizio, puoi scorrere un attimo la scheda nelle pagine precedenti? Perché forse mi è venuta una proposta ulteriore che può aiutare. Torno un po' su, poi vi spiego, però prima c'ho da vedere se dico una cosa sensata o no. Torno un po' su. Su, su ancora. Fermo, fermo lì. Scusate un attimo, datemi un minuto. Io Fabrizio ti ho sentito anche parlare di direzionale di servizio, prima o poi mi sono interrotto, non ho capito bene. Che è Perché il sotto. problema, Sì. Riccardo, ti ricordo che per la nostra legge, no?
direzionale di servizio è un'unica categoria funzionale e quindi mette insieme, diciamo, il di servizio, che sono tutte le funzioni pubbliche, scuole, attrezzature, servizi, eccetera, col direzionale, che è gli uffici, le banche, le poste, cioè tutto quello che può essere privato. Allora qui abbiamo specificato che può essere solo di servizio, cioè ci deve essere come dire, il riconoscimento dell'interesse pubblico, perché altrimenti non può essere fatto come direzionale puro. E dove Capito? l'abbiamo tolto allora il direzionale? Nell'addizione funzionale, vedi, l'addizione funzionale l'abbiamo scritta nel limite della sola categoria di servizio, vedi, virgolettato, ok? Parte, cioè, quindi non può essere direzionale, capito? Perché io devo sempre scrivere direzionale di servizio, perché se no sono in contrasto con la legge. Poi metto una limitazione come disciplina delle funzioni, dico sì, ma limitatamente alla sola categoria di servizio, capito? Ok. Fabrizio, allora io ho due osservazioni, una puramente formale e una invece che ha qualche aspetto sostanziale. Sono dettagli, però. Allora, la prima è questa. Te scrivi, no? Superficie edificabile, edificata, massimo turistico ricettiva, parte oggetto di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Prima era, diciamo, era indicato un dato, ora metti pari all'esistente. Ti domando, ma sotto il profilo della tecnica normativa questa cosa torna? Perché in realtà oggi non c'è un turistico ricettivo, no? Quindi se parliamo di esistente non c'è il rischio che si crei un elemento di equivoco. Non so se mi sono spiegato. Ma no, non direi, perché noi diciamo che c'è la parte che è oggetto di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, può essere edificata o edificabile come turismo, perché se no andrebbe proprio riformulato il ragionamento, perché vale anche per sopra, allora, perché anche quella Sì, sulla però costruzione. sopra in qualche modo esiste, no? Perché quell'immobile aveva effettivamente una destinazione direzionale di servizio, perché prima c'era una scuola e quindi se te mi dici pari all'esistente, tutto sommato torna. Di qua, se mi dici pari all'esistente, cioè se si fa riferimento squisitamente al volume, mi torna. Non vorrei. Sotto il profilo della tecnica normativa basta che sia chiaro che non è una destinazione esistente, no? Non so se mi sono spiegato. No, no, è la destinazione che io gli attribuisco che non può superare l'esistente, cioè che si muove sull'esistente, essendo ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Magari ci si Quindi, potrebbe mettere una parola perché in più. è nuove funzioni con ristrutturazione edilizia ricostruttiva, vedi? Anzi, qui Sì. bisogna anche ricostruttiva edilizia conservativa e semmai è edificabile, no? Che può creare confusione. Forse leverei edificabile. Allora, mettiamo superficie edificata massima delle residenziali. Che Sì, e dici? forse, nella colonna di destra ci potresti ripetere, anche se magari può essere pleonastico, pari alla superficie esistente, no? Cioè non perché ci sia una destinazione esistente, può essere forse, lo dico perché magari, cioè siccome nella vita non si sa mai, magari altri, no? Altri avranno a che fare con questa scheda e più è chiara meglio è, no? Così. No, io dicevo. Sì, va bene, anche lì, anche lì. Sì, io dicevo anche nella colonna di destra, ma insomma va bene. Nella colonna di destra però vedi non c'è pari, ma c'è scritto pari No, all'esistente. quando c'è scritto pari all'esistente, pari alla superficie esistente, no? Ah. Capito? Sì. Così.
Sì. E anche a quello lì sotto. E anche a quello di sotto, sì. Perfetto. La seconda cosa è questa. Secondo me l'aspetto più delicato sotto il profilo, diciamo così, urbanistico, paesaggistico, ambientale, va bene? Di questo intervento è il parco. Tant'è che noi ci abbiamo scritto, no, che gli interventi devono essere compatibili Non con i interferiscono con valori. valori storici e ambientali, sì. Esatto. Ora però, quando noi andiamo a scrivere che l'addizione funzionale non può essere più alta di 7,50 m, dobbiamo stare attenti, Fabrizio, al fatto che, come dire, se mi fanno un ampliamento nella parte nuova dove una volta c'era la scuola, non c'è quel problema lì, no, di un'altezza massima di 7,50, perché se mi fanno un ampliamento nella parte dove una volta c'era la scuola, basta che me lo facciano, Alto diciamo, come la scuola. alto come la scuola. Perché te lo dico? Non te lo dico a caso. Te lo dico, Capito. diciamo, con una preoccupazione, che poi, appunto, magari non, nel concreto non ci sarà, ma che ce la dobbiamo porre questo problema. Cioè, noi abbiamo tutto l'interesse a concentrare gli interventi il più possibile laddove c'è già edificato, no? Proprio per tutelare quel tipo di valori paesaggistici e ambientali di cui si parla. E quindi, ecco, preciserei che 7,50 va bene. Ma fatta salva l'altezza degli edifici esistenti, se io faccio un ampliamento accanto a un edificio che è più alto, vi torna il ragionamento? Non so se avete capito qual è Sì, è esattamente chiaro, il per me è ragionamento chiaro. che faccio io. Che dici se lo fanno adiacente alla scuola? Cioè, io ho interesse, Riccardo, come pubblica amministrazione, che gli interventi edilizi, no, siano concentrati il più possibile laddove c'è già edificato. Soprattutto la parte nuova che fa anche schifo, fra l'altro, no? Attualmente, cioè brutta. Non ho interesse che mi si espandano in superficie, no? E mi occupino verde, in ipotesi, o aree, diciamo, non antropizzate. Ho l'interesse esattamente opposto. Allora, se ho l'interesse esattamente opposto, il problema dell'altezza. Diciamo, lo affronto diversamente, no? Se loro fanno un ampliamento attaccato all'edificio esistente, perché rispetto all'edificio esistente basta che mi stiano nell'altezza dell'edificio realizzando, no? Vi torna? Sì, poi è chiaro che si vede, come dire, a volontà progettuali espresse, ma è chiaro che il principio ha senso, diamine. Scusate, voleva intervenire Roberto Lucchesi. Prego. Sì, Sì. buongiorno. Dunque, da prima l'ha spiegata bene ora l'assessore Simone, però io vorrei essere più preciso, nel senso che queste addizioni volumetriche, eccetera, non le vorrei vedere un domani a giro per il parco. Cioè, secondo me il parco è inedificabile sotto tutti i punti di vista. Vorrei che fosse, secondo me, un po' più chiaro il fatto che si edifica dove c'è già edificato, come ha spiegato Simone. E sulla norma lì la vedo un po' labile la cosa. La seconda è invece è legata alla copertura di quei campi sportivi. Cioè vanno bene i 3.200 o quelli che sono, però se loro ci danno un campo una volta per settimana, l'uso pubblico c'è lo stesso, ma io cioè, proporzionerei la copertura all'uso pubblico che loro ci danno, perché se ci danno un bel uso pubblico vanno bene anche 3.200 metri, ma se le usano tutti per sé e a me mi fanno usare, mi pare che 3.200 siano sproporzionati. Quindi legherei la copertura al fatto dell'uso pubblico che loro ci danno, che tanto sono convenzionati tutti e due. Sia la parte dell'uso pubblico, sia il progetto che va come progetto unitario, un consiglio comunale, un progetto, non so come è messo. Roberto, però ti posso dire una cosa che è questa, così cerco ancora di essere più chiaro. Allora, noi abbiamo, no, diciamo, di fronte un intervento che una parte,
quella diciamo, delle attività sportive, delle funzioni sportive, dovrà essere convenzionata col comune, no? E sappiamo che nel parco ci sono delle aree che erano già state antropizzate a suo tempo, no? C'è tutta quella spianata di cemento che a un certo punto si incontra salendo verso la villa. Allora, il ragionamento che faccio è molto semplice. La norma dice chiaramente che vanno tutelati i valori paesaggistici, ambientali, naturali, storici del parco. Questo che significa? Significa che se te mi vai a costruire, no? E bisogna vedere come, nelle zone che erano già antropizzate e lo fai con una certa attenzione, va bene. Non, aggiungo di più, va bene anche nell'interesse pubblico. Perché? Perché se io devo convenzionare delle strutture sportive all'uso pubblico, io non ho interesse che quelle strutture sportive mi siano inglobate nella scuola. Io ho interesse che abbiano anche una loro indipendenza funzionale dal punto di vista anche della collocazione fisica, no? Perché se le devo usare come comune, voglio potervi accedere come se si trattasse di impiantistica sportiva che il comune ha realizzato in una sua area pubblica. Mi seguite nel ragionamento? Se invece ci sono delle funzioni legate alla scuola che possono e che, sulle quali quindi, come dire, il comune non ha un uso pubblico, ok? Che possono essere accorpate all'edificio principale, allora devono essere accorpate all'edificio principale, no? Facciamo un esempio. Se devono realizzare la mensa, io ho tutto l'interesse che la mensa della scuola sia dentro l'edificio principale, no? E che non sia, diciamo, staccata, perché staccata io comune non ho, diciamo, nessun interesse a che lo sia, e se è la mensa della scuola, è la mensa della scuola, e quindi anzi, più attaccate alla scuola, meglio è. Questo lo dico per dire che cosa? Che secondo me scrivere che, diciamo, al di fuori degli edifici esistenti non si costruisce, rischia di essere anche controproduttivo rispetto all'interesse del comune, che magari invece sull'impiantistica sportiva può avere interesse a che ci sia una sua autonomia. Naturalmente, come è scritto nella norma, te mi devi realizzare gli interventi dove c'era già l'antropizzazione, cioè non è che mi puoi andare a consumare del verde, mi prendi quella massicciata di cemento che c'era e me li fai lì, gli impianti sportivi. Mi pare che si sia già scritto nella norma, ricontrolliamolo, ma mi pare che sia già scritto. Mentre sono d'accordo con te, Roberto, che la parte verde non si tocca, e però mi pare ci sia scritto. Ora, scriviamola nel miglior modo possibile, però l'obiettivo dovrebbe essere questo, no? Ecco, volevo chiarirlo qual è l'obiettivo. L'obiettivo è tutto quello che riguarda la scuola, più è nell'edificio recente, meglio è. Perché chiaramente salvaguarda il parco. La parte sportiva che dobbiamo convenzionare, se lavorano su zone che erano già antropizzate e che quindi dove il parco non c'è già più, per essere chiari, va bene, no? Tanto più che noi abbiamo un interesse pubblico a gestire, diciamo, l'uso pubblico di quelle strutture. Già se l'ho fatta un po' lunga. Volevo dire, sì, no, è giusto Simone, no, volevo dire una cosa, cioè, penso che Roberto si riferisse non ai 3.200 metri, ma ai 900 metri, no? Credo, perché 3.200 sono lì dove è già antropizzato, mi dicevi te, ma i Esatto, 900 metri non si può prevedere come, visto che abbiamo modificato pari alla superficie esistente, che le nuove costruzioni si facciano lassù dove già esiste la scuola. Cioè, perché sennò effettivamente questi 900 metri che loro hanno in più possono destinarli, non, cioè non mi riesci di capire bene dove le destinano ora, se le però possono destinare dove di Riccardo, fatto. io son d'accordo con te, tant'è che l'ho detto, no? Però non vorrei fare una norma troppo rigida, perché ti faccio un esempio: se poi loro i 900, io non lo so, capito? Se loro i 900 metri, no, riescano a piazzarli in una zona antropizzata così come fanno per gli impianti sportivi, io non è che sono contrario, mi segui? Cioè non la vorrei irrigidire troppo la norma e poi creare un limite progettuale eccessivo. Secondo me il No, concetto deve essere: il parco non si tocca, cioè si lavora sugli edifici esistenti, ampliandoli, modificandoli, quelli nuovi ovviamente, non quelli storici, e la norma lo dice già, e si lavora sulle zone del parco dove ci sono già forme di antropizzazione o
di degrado, come dire, che non rappresenta più un valore, no? Ecco, mi sembra che la norma sia chiara. Simone, è proprio quella parola lì che a me mi fa paura, dove c'è il degrado, perché se mi vai a toccare quel prato che c'è sotto i campi sportivi, per esempio, quello lì può essere inteso come degrado perché piante non ce n'è, è tutto abbandonato, oppure è un valore. Quindi io Ma credo quale, Roberto? Quale? ci stiamo Quello preoccupando di questioni di cui si occuperà la soprintendenza. Cioè, sì, diamo... certo. No, ma io non, cioè, non ce ne vorrei mandare gli edifici in quel punto lì. Io vorrei che fosse chiaro che l'addizione volumetrica si fa accanto alla scuola. Ma Punto. su quello però io sono d'accordo, Roberto, perché per esempio c'è anche un edificio orrendo, recente, anche vicino agli impianti sportivi. Vi sfugge questo? Non c'è di edifici brutti? Era una palestra No. quella lì, non è un edificio No, recente. no, accanto all'edificio, vi ricordate male, scusate, guardate bene la mappa, c'è un edificio qui più basso che può essere, però... Va bene, ma se è un edificio Cinquini va benissimo, non è un parco, no? Secondo me, io sono convinto come Simone che avranno tanti di quei limiti, di condizioni poste dalla soprintendenza, che se gliele mettiamo anche noi questi in intervento Ma riescono a io, fare. cioè, siccome dopo 40 anni la sovrintendenza, voi pensate che sia quella che copre tutto, non è vero, perché io il vincolo lo vorrei a livello comunale, poi la sovrintendenza è un altro ente, io non mi fido della sovrintendenza, che ti devo dire? Quando l'ho scritta nella norma che il parco resta parco e si interviene soltanto su fabbricati esistenti o dove è antropizzato, vedi i campi sportivi, perché io dicevo della proporzione, ma Ma intendevo se, il discorso se volete, se la intendete così, si fa presto. Basta cambiare il termine da addizione funzionale a addizione edilizia. È risolto Ma il no, problema. scusa, scusa Fabrizio, No, io quello sono no. contrario nel senso che se loro lavorano nelle zone antropizzate del parco, dove il parco non c'è, per essere chiari, ma va bene, ma qual è il problema? C'è delle gettate di cemento, ma qual è il problema se lavorano lì? Quindi, siccome io il progetto non lo conosco, perché il progetto lo presenteranno dopo il piano operativo, e noi dobbiamo costruire una norma che dia loro libertà progettuale nel rispetto dei valori che vogliamo difendere. Allora, siccome il valore che vogliamo difendere è il parco, ma non come luogo fisico a prescindere, ma come luogo dove ci sono dei valori, laddove c'è la gettata di cemento, per quale motivo devono poter lavorare sulla gettata di cemento? Cioè, non, io su questo sono contrario, anche perché Io rischio voglio magari capire di una far cosa. peggio, no? Rischio di far La gettata peggio. di cemento, quanti metri è? Non lo so, Riccardo, non lo No, so. per Io dico. capirlo, perché già se ne prevede 3200, è più di 3200? Non lo No, so, da me non si Riccardo, può capire onestamente se non lo loro so. possono... i 3200 li si danno già. Se tutto questo 3200 copre tutta la gettata di cemento che te dici, prevedere altri 900 metri non è giusto. Se invece No, dici... ma non altri 900. Io dico solo a livello progettuale, Riccardo, no? Non lo so ancora questi Capito? 3200 e questi No, ho 900. capito, Simone, ho capito benissimo. Però ti voglio spiegare una cosa: se quei 3200 metri sono già tutta la colata di cemento che dici te, già lì loro hanno la possibilità di coprirlo. Se mi dite che quell'area lì invece non è, ma è 4500 metri, allora il discorso che fate è giusto, perché già dove c'è cementato, eccetera, ci possono fare qualcosa. E è condivisibile. Se quei 3200 metri è già tutta la superficie cementificata, io i 900 metri le destinerei, non le No, lascerei a Riccardo, ma questi. non mi sono spiegato. Io dico solo, vediamo se riesco a spiegarmi meglio, che io non lo so esattamente come saranno distribuite queste funzioni progettualmente, no? Ti faccio un esempio, ti faccio un esempio. Scriviamocelo che le può fare solo dov'è la superficie cementificata, no? No, ma ti faccio un esempio, ti faccio un esempio. Che ne so se le funzioni sportive di 3200 metri quadrati me le fa tutte in quella parte lì? Oppure che ne so, se fa una palestra, ti faccio un esempio, non la posso accorpare all'edificio principale della scuola e farla usare anche a me, come avviene in tante palestre scolastiche. Non lo so, capito Riccardo? Allora io dico, i 900 metri quadrati e i 3200 me li giochi nelle aree antropizzate. Giusto, Ok? è quello che dico, sono Questo d'accordo dico se le io. giochi. Questo. Scriviamolo che le giochi nelle aree antropizzate, anche 900.
Ma c'è scritto. Dov'è scritto? Allora, Mi sembra ci sia scritto questo, ecco, questo volevo dire. volevo capire se c'è scritto, va bene, però se mi parli di ampliamento funzionale. Io chiedevo che fosse più esplicito perché sto dicendo Ma stiamo di Roberto, su questo non siamo d'accordo, è evidente. Te vuoi che l'audizione sia necessariamente attaccata all'edificio principale e Simone ti stiamo dicendo che secondo lui. voglio che sia sulle aree antropizzate, non in Ma mezzo al c'è parco. Cioè, scritto che tutto non interferisca il valori concetto di. storici ambientali del parco e siano ubicati nell'ambito di parchi e spazi già alterati, degradati o trasformati, che Già vuol alterati dire? sono. È chiaro, è Già chiaro, alterati è chiarissimo. non ho capito, Roberto, ti ho c'è detto. scritto, ora a parte tutto, c'è scritto, purché non interferiscano con i valori storici e ambientali presenti nel parco e siano ubicati nell'ambito di parchi e spazi già alterati, degradati o trasformati. Che Allora io miseria, è chiarissimo. vi faccio una domanda. L'area che faceva quel prato che diceva Roberto, che è sotto, no? È un'area degradata? Quale Riccardo, scusa? Quel parco verde che c'è, quel campo che c'è sotto, che non c'è bosco, ma c'è un campo grande, è Ma un'area dentro alterata? la villa o fuori la villa? Non ho capito. Dentro la villa. No, ma quello non è un'area degradata, ci mancherebbe altro. No, volevo capire questo, perché io, perfetto. Anch'io volevo specificare quello. Se ci volete Non è. levare la parola degradati, per me ci si può anche togliere, Io ce la toglierei. eh? Cioè, se Già vogliamo scrivere già alterati. alterati o trasformati, per me va bene, eh? Non Fabrizio, che dici? d'accordo io. Va bene. Ok. Ma anche perché, Simone, ma avranno dei problemi a costruire, avere permessi per costruire all'interno del parco in Penso aree non anch'io. edificate? Nel senso, capito? Non penso sia così semplice. No, Sarà preservato in qualche maniera il parco? Michela, Anch'io c'è penso. la soprintendenza, quindi per quanto Roberto abbia ragione in termini generali, cioè che non sempre è una garanzia a prescindere, però non credo che nel caso specifico non lo sia, nel senso che figurati te se la soprintendenza su un bene di questo livello non ci mette attenzione. Quindi siamo tutelati dal fatto che c'è la soprintendenza e quindi, come dice Fabrizio, è più un problema teorico. Diciamo che è corretto nel momento in cui si scrive una norma noi comunque fare il massimo di quello che ci compete, no? E quindi io ci tenevo perché noi dobbiamo spingere affinché, diciamo, tutte le funzioni che riguardano la scuola e rispetto alle quali il comune magari ha meno interesse perché non ha un uso pubblico vengano concentrate negli spazi edificati, no? Però senza avere quella rigidità che poi magari rischia, come dire, di essere anche controproducente. Quindi nel momento in cui scrivi che gli interventi si fanno negli spazi già alterati o trasformati e che i valori storici e ambientali presenti nel parco vanno salvaguardati, la norma è chiarissima, insomma, non si presta ad equivoci. Anche a me sembra chiara, sinceramente. Chiedo Era forse la parola Alberto che voleva al dire qualcosa. consigliere Iacomini. Iacomini. Grazie Presidente. Allora, volevo fare una riflessione. Riccardo, 3.200 metri quadri, Riccardo e tutta la commissione, chiaramente, 3.200 metri quadri di superficie di tensostrutture vanno a coprire, faccio per fatti mente locale, la zona dove è la palestra, ok, quella dislocata. Tutto il campo polivalente davanti da basket e calcetto, le tribune di cemento, la gettata di cemento che collega il campo polivalente con i campi da tennis sotto con le tribune, tutto quel poligonone lì virtuale, se lo mettiamo insieme, grosso modo, somma 3.200 metri qua, 3.100 spiccioli. Quindi credo che loro intendano realizzarla in quella situazione lì, la tensostruttura. Mentre convengo che i 900 metri quadri possono essere realizzati all'interno di quel poligono lì o in aderenza a quanto edificato, che ricordiamoci che c'è anche le stalle dietro, no? Dietro la villa quella grossa, sì. Comunque sarà fatta una progettazione in coerenza di quanto esistente, visto anche.
e sono d'accordo anche qui con Roberto che c'è comunque un'ulteriore supervisione, sovrintendenza, ma non è tutto. Dobbiamo cercare anche noi come amministrazione di tutelare quella che è la cosa. Però credo che non sia così a briglia sciolta la possibilità di intervenire all'interno di quella realtà. Ritengo invece che dobbiamo premunirci, dobbiamo prevedere come tutelarci nella convenzione. Qui se lo dico a Simone, perché non è poco quello che andiamo a concedergli, no? Perché 3.200 metri quadri di tensostruttura, ancorché vincolata alla preesistenza e all'esistenza e permanenza di attività sportiva, ma 900 metri quadri oltre i 4.000 erotti che sono già esistenti, oltre ai 3.200, non è poco. Saranno pochi o saranno sufficienti in base a un business plan che loro avranno fatto sicuramente in via preliminare, perché se propongono queste superfici vuol dire che necessariamente gli occorrono. Però Simone, tuteliamoci bene sulla convenzione. Non so se qui è qui dentro che va messo un punto o dopo per vedere quanto è, perché ci siamo passati in un recente passato con la Pardini Sporting Center, no? Sostanzialmente che lì è stata fatta una buona operazione. Vediamo di farne una altrettanta buona anche qua, che ci tuteli e che vada incontro anche a quello che diceva Roberto, che non sia troppo poco l'uso pubblico rispetto a quello che gli concediamo sostanzialmente. Grazie. Posso un intervento anch'io su questo? Allora, Jacopo, quando vuoi poi do qualche ulteriore riflessione. sì, mi ponevo rispetto all'osservazione che faceva Roberto, cioè non tanto all'ubicazione, alla localizzazione dell'addizione funzionale, per cui mi sembra che, come dire, su piani diversi, sia urbanistico all'interno della scheda, sia di valore culturale in ragione del vincolo della soprintendenza, ci possano essere, come dire, sufficienti garanzie sul fatto che l'impianto del parco, parliamone proprio in termini di impianto, perché mi sembra che i valori storici e ambientali presenti nel parco riguardano tutto, cioè riguardano le essenze, riguardano le superfici a verde, riguardano i percorsi di accesso. Insomma, mi sembra un'interpretazione da poter dare in questo senso, no? Quindi estensiva di tutto quello che riguarda il palinsesto del parco. Ecco, detto questo, mi ponevo il problema di, appunto, legare la possibilità di copertura degli spazi, quindi quei 3.200 metri quadri che già nella prima, come dire, nel primo esame della proposta di emendamento abbiamo evitato e abbiamo chiarito ogni dubbio sul fatto che non possano in alcun modo diventare volume. Ecco, mi ponevo il problema sulla possibilità di, come dire, legare il beneficio dei 3.200 al convenzionamento. Come si fa? Lo si fa già qui? Qual è l'opinione? Scusate, qui intervengo io, se è possibile. Cioè, non, è una norma che non può essere urbanistica. Non si può legare una dimensione che è temporale, cioè quanto tempo e per quante ore, per quanti giorni te mi dai in uso una struttura, a una dimensione edilizia. Cioè, è una norma che non sta in piedi sul piano normativo. È uguale a quando è un po' come quando si tentava di dire vogliamo un'opera che vale almeno 30.000 euro, non si può scrivere in urbanistica una cosa, questo spetterà alla negoziazione del Consiglio Comunale in fase di convenzione, no, non si può scrivere una norma che lega una dimensione temporale a una dimensione edilizia, ci sono due termini di equivalenza non comparabili in termini di diritto. Sì, io volevo aggiungere che anch'io penso che non esista una possibilità normativa ulteriore per ridurre, come posso dire, gli spazi di discrezionalità nella gestione poi della convenzione. Non sono d'accordo con Fabrizio, non solo c'è il problema che dice lui, c'è anche il problema che non è predeterminabile in astratto, no? Perché bisogna vedere che tipo di impianti sportivi fanno, il tipo di orario che farà la scuola,
cioè c'è mille cose da vedere. Qui chi amministrerà, se andrà alla prossima amministrazione, oppure noi stessi, no? Se ci capiterà di avere un progetto, come dire, prima della fine del mandato, dovrà lavorare a ottenere il massimo risultato pubblico, così come Alberto è stato fatto nella vicenda che richiamavi te, cioè ci si è messi a un tavolino, si è aperta una discussione e si è trovato, credo, un buon punto di equilibrio. La garanzia è il Consiglio Comunale, nel senso che questa cosa passa dal Consiglio Comunale, quindi l'importanza del progetto è tale per cui una discussione importante in consiglio comunale ha un peso, no? Ha un peso notevole, perché è chiaro che qui l'equilibrio in termini di interesse pubblico è uno degli aspetti fondamentali della previsione normativa, però va gestito nel momento in cui ci sarà un progetto, ci sarà anche, come dicevi te Alberto, no? Una chiarezza dal punto di vista del tipo di investimento che fanno, del tipo di appunto di no, se fanno una scuola, la scuola avrà un orario, avrà delle caratteristiche e quindi ti devi mettere a un tavolino e lavorare affinché, no, tu possa ricavare il massimo dell'interesse pubblico compatibilmente con la funzione che verrà lì realizzata. Non vedo altre strade, ecco. Ci sono altri interventi? Fabrizio, hai necessità di chiarire qualche altro aspetto sulla proposta di No, emendamento? no, no, se è così io lo rimando con queste ultime correzioni che abbiamo fatto all'Antonella e alla Manola, in modo tale che poi viene inoltrata anche alla Commissione per un'ultima verifica anche personale, se vi va bene. Dopodiché io vi lascio e quindi risistemo le schede norme come abbiamo detto, sulla base di quello che avete indicato prima di questa discussione, va bene? Io voglio dire una cosa velocissima, no? Prego. Aggiungendo quello che diceva ora Simone, che è la convenzione che andrà fatta in Consiglio Comunale, che dovrà passare dal Consiglio Comunale, questo progetto unità convenzionata, ma se, no, e se non si trova un accordo in Consiglio Comunale, cioè se non si riesce a trovare Non una approvi il quadra. progetto, non approvi il progetto, avete la discrezionalità, estendo lo strumento attuativo, non approvi il progetto. No, esiste, cioè, esiste Cioè, anche. c'è questa ipotesi, poi il privato magari potrà fare ricorso al TAR, potrà fare problemi, ma il Consiglio Comunale ha il potere di non approvare la convenzione e il progetto, certo. Questo Capito, vale per tutti gli strumenti attuativi, però Riccardo, ma non se vale lui fa se... ricorso al TAR dopo chi vince? Cioè, Questo lo capito? deciderà il giudice, non lo Capito? possiamo sapere, non lo possiamo sapere. Però Lo guarda che chiedo questo vale per io. tutte le schede norme, Sì, ho Riccardo. capito. No. Insomma, questo è un progetto importantissimo, no? Che siamo Però vi d'accordo posso dare un di sostenere, contributo, però vi voleva posso dare anche un delle contributo, garanzie. Fabrizio e Riccardo, posso dare un contributo da questo punto di vista? Cioè, in realtà questa è una materia dove la discrezionalità amministrativa è molto ampia, quindi il giudice amministrativo non ci entra nel merito delle scelte di un comune, vanno motivate, questo sì, cioè te non è che puoi dire io non approvo il progetto perché non mi sta bene, punto. No, perché quello ricorre al TAR e il TAR ti dice, no, che vuol dire ti sta bene, no? Così come non puoi fare, come dire, delle richieste macroscopicamente impossibili, no? Ontologicamente impossibili. Se queste realizzano una scuola, non è che te li puoi chiedere di 24 ore su 24 di usufruire in via esclusiva, no? Degli spazi che realizzano, perché non è più un convenzionamento all'uso pubblico, ma è una specie di espropriazione a quel punto, no? Quindi, però, ora faccio degli esempi anche così teorici, ma per farmi capire, su tutto il resto c'è la discrezionalità amministrativa, adeguatamente motivata, ma c'è la discrezionalità amministrativa. Cioè, se il Consiglio Comunale dice io non approvo il progetto perché ho chiesto queste cose e non le ho ottenute, e per me queste sono fondamentali per quell'equilibrio, e queste cose sono fattibili, non è che non sono fattibili, come dire, il provvedimento è serio, ok? Quindi per dire che
Il giudice amministrativo poi non è che entra nel merito delle scelte politiche, semplicemente verifica che non ci sia arbitrio, no? Nell'esercizio del potere, ma che il potere venga esercitato in modo ragionevole. Ecco, ok? Quindi quello che dice Fabrizio è corretto e io aggiungo questo, insomma, che i margini di discrezionalità sono significativi in queste scelte per il Consiglio Comunale. Ok, Ok, allora quindi se non mi siete pare che ci d'accordo, io sia. vi saluto. No, Fabrizio, fermati un attimino. Scusa, Jacopo. Volevo dire una Prego. cosa. A me risulterebbe anche cancellata anche l'osservazione 560, quella scheda come scheda norma, eliminata. 560, dunque, fammi mente locale, dove siamo? Ex TU 3.9, quindi Capezzolo. sarà il TU 3.8 o forse è collegato a un'altra osservazione. Perché io avevo notato, la Commissione ritiene di non accoglierla in quanto inutile il parcheggio proposto, in quanto esistente altro parcheggio nelle Sulla vicinanze. E Sarzanese. abbiamo cambiato il parere da No, non accolta. è. Scusate, la TU 3.9, che è l'osservazione. Aspetta, vado a vedere, aspetta un È attimo. vicino via Nostra Signora, è vicino via Nostra Signora, a Capezzano. L'abbiamo vista l'altra volta. Sì, ma non era fra le ultime però che sono state viste. Questo era già stato detto ad una commissione precedente. Sì, Era ma stato fa detto parte. fin da subito, Ma quando l'abbiamo vista Fabrizio lo all'origine. sapeva. Ma non ce Quindi l'ho io quella lì. Che osservazione è? Osservazione? l'osservazione 560 Fabrizio, ma può essere che tu ne abbia tenuto conto fin da è già subito? stata levata, Manuela, è già stata levata. Perfetto, benissimo, benissimo, ok. Sì. Mi può tornare perché l'ufficio ce l'ha fatta rivedere per farci prende Io atto non del ce l'ho fatto più, che allora avevano. nelle schede note, Sì. quindi Torna. va bene, ok? Quindi vi posso salutare? Sì, Sì, ciao non c'è Fabrizio. altro per te. Ciao Ciao a Fabrizio. tutti. Ciao Ciao. Fabrizio. Manola, a questo punto prendi la condivisione te o l'Antonella No, per. l'Antonella, lo faccio fare ad Antonella perché è Ok. lei che è brava. Va Però, bene, senti, allora. Jacopo, io non mi ricordo. Allora, si riguarda cosa vuoi che facciamo? Nel registro noi ci siamo interrotti, mi pare, alle ultime 5 schede norma. Osservazioni, insomma, riviste da voi dall'ufficio. Delle ultime 5 schede norma, poi non abbiamo, e se ce le presentate, mai visto Allora, il parere che è stato dato sulle non accolte geomorfologiche e idrauliche, nel senso ma che alla l'avevo prima mandata però la presentazione. commissione, Sì, si era sì, rimandata ma l'altra volta. l'avevi mandato, ma non so se ce ne volevete parlare. Ecco, noi l'abbiamo visto che sono non accolte fin dalla Sì. prima formulazione, no? Però la motivazione, perché comunque c'era un profilo di contrasto con lo strumento urbanistico in ragione delle classificazioni del territorio. Però se ce ne volete parlare brevemente, insomma, la motivazione è semplicemente che la vediamo ora perché è stata data ora dai consulenti esterni, insomma. Va bene, allora si riprende dall'osservazione, quindi 1, 2, 3, 4, dalla 520 SD 3.3. Sì, fammi vedere il registro, te lo dico. Su che registro siamo? Delle Siamo schede sul norma. registro. Sì, sul registro che è stato inviato. Ti dico quando.
Registro inviato il 3 di gennaio. Allora, dovremmo essere arrivati, Antonella. Antonella? Dimmi. Eccoci. Siamo a quale osservazione? Dici l'osservazione. 520. 520. Prego, Manolo. Riguarda l'area Carignoni, ve la ricordate, con una zona nuova SD 3.3. Sì, qui diciamo la commissione aveva fatto delle richieste di indicare gli ambiti del parcheggio in fregio alla strada, levare convenzionamento, correggere che c'era un errore notorio di Capezzano, verificare se va messo il parcheggio. Queste erano le note che ci avevo io. Se vogliamo andare a vedere l'osservazione, e si dovrebbe essere fatto tutto. Perché c'era quel discorso, vi ricordate che era quell'attività economica, no? Se mi ricordo. Sì, ma c'è un'attività economica lì. Sì, ma scusate un momento che c'è una chiamata urgente, ma mi liberano un minuto, eh? Comunque sì, ricordo bene questa osservazione. Vai un pochino avanti, Antonella, se è stato tolto convenzionato, perché io avevo questa nota. E poi c'era il discorso perché probabilmente loro proponevano di fare un parcheggio in un'altra area, un parcheggio pubblico. Ecco, sistemazione a margine, l'insediamento produttivo. Il parcheggio, mi ricordo, la commissione l'aveva chiesto che si vedesse sulla scheda, sul fregio sulla via Carignoni, però noi in tutte le schede SD 3.3 non si sono mai evidenziate le zone a verde, a parcheggio, ma si sarebbero viste le collocazioni con il piano particoleggiato, con il piano convenzionato. E non so se poi dopo nella scheda infatti è messo qui, guarda, No, è è messo stato qui. solamente, è stato solamente Non inserito nella descrizione, esatto, ma non localizzato sulla carta, capito? è gestito. Allora, torna un pochino indietro e vediamo se dai quantitativi del parcheggio. No, no, troppa grazia. Torna, ecco, Antonio. ancora. Vai, ancora un pochino. Aspetta, vai. Ecco, superficie minima di spazi pubblici di cui ha parcheggio 300. Quindi non è stato individuato. Sulla scheda si dice che deve essere fatto in fregio la via Carignoni, capito? Si dice in fondo, anche se non viene evidenziato sulla cartografia. Lutò è stata corretta, vedo. Penso che va Vabbè, ma è bene. chiaro che sotto il profilo della tecnica normativa bisogna essere coerenti con il resto delle Sì, previsioni. certo. Però Sì, certo. l'abbiamo scritto invece che disegnarlo, insomma, non cambia niente. Va bene. Sì, anche perché qui l'indicazione era quella, insomma, di, come dire, localizzare più vicino possibile anche a servizio, no, dell'attività, all'attrezzatura. Eccolo qui, vedi, si è riportato qua, vedi, in fregio la via Carignoni. Sì. Va bene, ci sono osservazioni, altrimenti si procede 548. È la TU 3.5, Antonella. Doveva essere eliminata la destinazione d'uso scritta in alternativa, convenzionato. Dovrebbe essere, ecco, residenziale, è confermato che viene realizzato residenziale convenzionato. È un errore materiale che ogni tanto compare, no? E l'abbiamo tolto. Sì. Sì.
È un materiale che cambia, cioè, come dire, di sostanza poi alla fine. È un errore materiale nell'origine, ma non negli effetti, quindi è Negli pericoloso. effetti è di sostanza, in effetti è di sostanza. Anche perché, tra l'altro, questa è una formula, insomma, con cui si può rispondere in potenza a un fabbisogno abitativo veramente notevole, che abbiamo sulla questione della casa. Osservazione è questa. Dunque, Riccardo, qui sì, questo. abbiamo tolto semplicemente, abbiamo tolto anche in alternativa, cioè uno di quei casi in cui il residenziale è convenzionato, punto. Ti ricordi? Cioè ogni tanto è comparso questo errore, l'abbiamo tolto. Come Ma aveva che chiesto la osservazione Commissione. siamo? Scusate, ho avuto un problema. 548, 548. Questa qui che vedi a schermo è l'unica modifica. Se non ci sono osservazioni, 553. No, 553, io sono a 560. Sì, la 53 mi ce l'avete messa, con scritto correzione, rimane solo la sezione della strada, no? Forse è una questione sulla perequazione. Scusa, scusa, sì, perché è corretto. Ah sì, la 553 abbiamo fatto la correzione, rimane solo cessione della strada, sì, se la vogliamo vedere, TU 4.6. Qui che è successo? Ora ci si va. Nella perequazione avevamo suggerito una richiesta di, forse l'aveva fatto l'ufficio, non so chi se n'era accorto prima, insomma, sulla formula perequativa. Ora la Manola ce la spiega. Deve solo cedere la strada. Scusami, dici qual era scusami, sono un attimo distratta. TU 4.6. Segnato anche che non ci sono pareri concordi su questa osservazione. Faccio per ricordarla alla commissione. Sì, c'era nell'elenco che mi è stato trasmesso. Ecco, sì, dovrebbe essere stata eliminata la parola realizzazione e rimane solo la cessione della strada. Ecco. Eccolo qua. Cessione dell'adeguamento tecnico, prestazionale e dimensionale, ampliamento del tratto di viabilità di collegamento tra la via Roma e la via Bello Sguardo. Cioè, devono solo cedere e non realizzare. Rivedere, non me la ricordo questa scheda qui bene, mi ricordo il problema, ma Eccolo, vedi, è la zona dove c'è il supermercato sulla via Roma. Questa scheda norma prevede come misura perequativa che venga ceduta una parte del terreno per la realizzazione della strada di collegamento tra la via Roma e la via provinciale. Sì, Quindi l'adeguamento del piano. i privati cedono solo l'area, mentre poi la realizzazione dovrebbe far parte del completamento dell'intervento della costruzione del supermercato, sarebbe quello che prevede la convenzione per le opere dell'8.2. L'8.1 sono le opere di urbanizzazione fatte fino all'accesso, diciamo, al supermercato. Il L'8.2 sarebbe il completamento e il collegamento definitivo tra la via Roma e la via Bello Sguardo. In questo caso, per questa scheda norma, i privati devono solo cedere la parte di terreno interessato, una porzione chiaramente interessato all'intervento della strada. Ed è stata corretta. Oh, volevo capire una cosa, perché ho capito più o meno, però ma qui il terreno che c'è, non è quello accanto alla caserma dei carabinieri, per intenderci? No, no, è la No, parte dove. no, no, no. La parte verso la provinciale. Sì. La parte verso la provinciale?
Cioè, quello che te vedi Sì, ma in dalla parte del arancione. sistema dei carabinieri, dico. Intanto, vedi la perimetrazione, la TU4.6, ha Ma la questa caserma perimetrazione. dei carabinieri dove si trova? È Lì. questa, te la fa Sì, vedere l'antenna. dicevo questa qui. Ma ok, non ho capito. Sì. Allora, l'attuazione di questa scheda TU4.6 prevede una parte edificabile che è quella grigia, di nuova edificazione, e diciamo come misura perequativa la cessione di una striscia, diciamo, di terreno di loro proprietà, perché non è tutto quel giallo, è una striscia di terreno che ricade sulla proprietà per la realizzazione della strada. Ma scusatemi, ma la realizzazione del secondo lotto non doveva Infatti. essere già prevista oltre, perché dobbiamo averla ora in perequazione? Nel senso, non era già prevista da quando è stato fatto il disegno del Certo, era supermercato? già prevista, ma una parte, diciamo, della larghezza della strada ricade su altre proprietà, tra cui anche quella. Cioè, un Ho conto è la capito. previsione urbanistica e un conto è poi l'attuazione attraverso, come dire, l'acquisizione delle aree interessate dai proprietari. Manola, ma doveva essere già quello che avevo capito io, una cosa inserita nella costruzione del supermercato, cioè una cosa prevista. Ora è subordinata a nuova costruzione ancora? No, No, Michela, forse mi sono scusate, spiegata scusate, scusate. No, c'è un elemento di equivoco. L'elemento di equivoco è questo. Già la vecchia previsione urbanistica consente la realizzazione della strada. E la dicevo. convenzione prevede, che la costruzione della strada è a carico di chi ha fatto il supermercato. Se non vado errato, vado a memoria, poi la Manola è qui e mi può correggere, una parte dei costi di esproprio sono a carico del comune nell'ambito di quella convenzione che fu fatta a suo tempo. Quindi, semplicemente, questo tipo di previsione può essere utile per abbattere i costi di esproprio, capito Michela? Perché se dovesse partire l'intervento privato, non hai il problema di dover affrontare i costi di esproprio, diciamo, di aree che sono non di proprietà del supermercato, ok? Perché se ricordo bene, quei costi di esproprio lì sono a carico vostro, perché chiaramente non erano aree di disponibilità del privato. Che sono Ma aree di infatti soggetti terzi. È corretto, volevo no, capire Manola? Ti questo. torna Manola? Sì. Quindi per la realizzazione del secondo lotto, comunque sia il comune si sarebbe trovato a espropriare le Sì, una parte, sì, una parte. esatto. Quindi questo intervento va a compensare il discorso del non esproprio, nel senso che il comune Questo costruisce. intervento, se dovesse partire, perché poi non è detto che parta, no? Noi facciamo delle previsioni, poi bisogna vedere se parte, e co consegue un interesse pubblico che è quello di diminuire i costi di esproprio. Sì, vai Ma te, io Claudio. per capire una cosa, infatti la voce ignata qui, se parte, cioè, ma non era parte del progetto il fatto che dovesse esserci il collegamento fra la via provinciale, la via Bello Sguardo e la via Roma? Cioè, Ma è così, la differenza, Riccardo, sta nel fatto che qui tu aggiungi a una previsione di opera pubblica, no? Che già c'era, un meccanismo che consente al comune di acquisire di risparmiare, gratuitamente. dici. Esatto, è così, ok? Cioè, se però questa opera qui non partisse, cioè se questo privato non realizzasse l'opera, noi si provvederà all'esproprio. Però questo col meccanismo che vale per tutte le previsioni di questo tipo, cioè col fatto che poi se il privato volesse un domani realizzare quell'intervento, dovrà rimborsare al comune i costi che il comune ha sostenuto. Ti ricordi, è la regola generale che vale per tutti. È chiaro che noi non possiamo costringere il privato a fare la parte sua privata, no? E quindi se lui non la farà mai, questi costi rimarranno a carico dell'ente come era previsto originariamente. Ok? Si può Ti torna procedere? Manola? Ok. Sì. Vai. Si va a quella dopo, era Sì. 560.
che è stata eliminata, quindi da accolta è diventata non accolta e abbiamo quindi modificato il parere. Questo lo dico per, è già modificato nel registro delle osservazioni. Poi andiamo alla 579, che è l'ST8.1. Abbiamo fatto una correzione che è quella strada, non so se vi ricordate, alle 6 miglia. Abbiamo fatto la correzione perché la commissione aveva chiesto togliere il riempimento di terra, inserire prescrizione sulla sicurezza stradale che deve rimanere il tracciato della vecchia strada. Andiamo a vedere la scheda ST8.1. Quindi, dunque. Ecco, vedete, qui realizzazione e cessione del nuovo tracciato viario con contestuali interventi ed opere, preferibilmente di ingegneria naturalistica, di sistemazione paesaggistica ambientale, anche comprensive dell'adeguamento delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture a rete, perseguendo la realizzazione di soluzioni che assicurino la massima sicurezza e adeguato livello di controllo della velocità di attraversamento. E vediamo un attimo: mantenimento dell'itinerario storico e riqualificazione paesaggistica del tracciato dismesso, lato in permuta, quale viabilità di servizio privata. Andiamo un pochino avanti se c'è qualcos'altro. Ancora avanti. Ecco, questa è la correzione che abbiamo fatto. Riempimento di terra non mi ricordo a che cosa si riferiva, sinceramente, però è stato tolto. Io avevo annotato togliere il riempimento di terra. Lì praticamente è quella dove si vorrebbe togliere una curva. Sì, bravo, quella lì. C'era il ragionamento, Manola, del fatto che si dovesse mantenere la morfologia, no, del tracciato, ma che è stato detto con la formula sotto, nella prescrizione mantenimento del tracciato storico. Ah, ecco, ecco, togliere il riempimento di terra probabilmente è questo, Era perché. lì, era una formula prima che c'era lì, capito? Sì, ci diventa un rettilineo. Sì, sì. vabbè. Infatti, volevo dire che questa osservazione non è all'unanimità perché ci sono pareri discordanti. Sì, anche questo era registrato in quel file che mi ha mandato l'Antonella, sì. Poi. Andiamo avanti. Sì. La 587 è la TR 4.11 da piano unitario convenzionato è stato cambiato a piano attuativo. Ma in questo caso già lo anticipo, in caso di sostituzione edilizia, cioè il Colosseo in pratica. E si prevedeva l'attuazione dell'intervento, vedete, progetto unitario convenzionato, mentre in caso di sostituzione edilizia con incremento volumetrico, piano attuativo. Ecco, è stata fatta, prima era tutto progetto unitario convenzionato, adesso è stata fatta questa Sì, precisazione. si fece una discussione approfondita. Sì, e qui eravate tutti d'accordo anche. Sì. Andiamo Sì, avanti? eravamo già arrivati alla formulazione, sì. Va bene. Andiamo avanti, siamo alla Alla 596 5.15. TU 1.13. Ecco, qui la commissione controllare se modifiche fatte, prolungare via Benvenuto Cellini e dare indicazioni sulle tipologie. Allora, sulle Ecco. tipologie, Sì, sulle tipologie, vai pure Manola. Che... vai un pochino avanti, Antonella. Questa è la modifica cartografica fatta. Poi aspetta, si scriveva qualche cosa. Aspetta, ora non mi ricordo dov'è. Va.
Vai un pochino avanti, Antonella. Ecco, aspetta. Ecco, è questa parte qui, mi sembra, nell'attuazione degli interventi, vai un pochino avanti e nella dislocazione degli edifici e delle relative giaciture a terra deve essere privilegiata una distribuzione che assicuri l'allineamento con la viabilità di impianto e un conseguente assetto planivolumetrico con tipologie edilizie in linea. Penso che di più non si possa dire. Ecco, anch'io perché veramente non è, insomma, non è facile dare queste indicazioni. L'altezza quant'era qui, giusto per avere un'idea? Antonella, puoi tornare indietro Che per siete a guardare? l'altezza. Siamo le schede enormi. 10,50. Le schede enormi. Va bene. Osservazioni? Ah, scusa. Questa era quella che si era ridotto la parte commerciale, no? Si era aumentata la parte residenziale. Sì. Sì, c'era quel franco, ti ricordi di dimensionamento che si era deciso di sistemare Sì, è quella. Sì, è stata aumentata, sì. Buongiorno. Allora, 597. 97, qui c'era da fare una è la TR 4.2, Antonella, e la scheda è stata aggiornata. Controllare superficie turistico ricettivo, cambiare numero unità immobiliare. Quattro punto due. No? Sì, tiene, sì. Mi sembra che sia stato tolto il turistico ricettivo perché doveva essere un refuso. Poi c'era anche la modifica della viabilità, vi ricordate? Questa qui è quello che era prima, no? C'è stata fatta anche la modifica cartografica qui, perché c'era quel discorso di questa viabilità che non era proprio indispensabile, c'era il problema di questo I2 qua giù in alto, che lo fece, l'aveva evidenziato Graziano. Sì, mi ricordo. Questa è la modifica cartografica, abbiamo inserito questa zona in F1, abbiamo inserito l'edificio in B1 e L'edificio è stato eliminato dalla perimetrazione. certo. Poi l'altra modifica mi dicevi, Manola? Doveva essere l'eliminazione del turistico ricettivo che doveva Ah, essere un refuso. ok. Vai a vedere le destinazioni. E poi c'era qualche cosa anche sul numero di No, unità no, immobiliare. veramente c'è sempre, cioè, in alternativa è messa la sezione turistico ricettiva. Ma in alternativa, aspetta un attimo. Sì, ma infatti, no, ma infatti scusate, non mi tornava quello Vedi, c'è. che veniva detto, nel Sì, senso che c'è, se ma ricordo è in bene invece, alternativa. se ricordo bene qualcuno suggerì di mettere anche questa possibilità, perché quell'area lì, con una bella opera di riqualificazione, si presterebbe anche, volendo, no? Ad una Sì. E struttura turistico ricettiva. infatti si Quindi. andava aggiunta, non tolta. Sì, ok. E io poi ho una nota anche cambiare numero unità immobiliari. Guardiamo. Sì, infatti è stato fatto da 48 a 40. Ok. Sì. Avete, aspetta, dov'è? È sotto nella. Eccolo Eccolo, ci lì. sono. Eccolo, ok. Io su questa scheda ho delle perplessità, devo essere sincero. Io non le avevo notate, Riccardo. Sì, lo so, ma io le riguardo, Ah, cioè io ok, vabbè. quell'area lì la vedevo un'area da destinare in maniera differente, secondo il mio punto di vista. Magari spostarci tutti, vabbè, questi sono punti di vista. Allora, ce la Beh, notiamo, segnatevela fra quelle votazione. dove c'è un'articolazione di opinioni, ai fini del voto soprattutto.
Certo. Sì, magari Antonella se ne prendi nota già preventivamente, così poi dopo riaggiorniamo Sì, segno quella anche questa, trasmissione. ok, segno anche questa. 611, Manola, prego. La 611 è la TR 3.3. C'era una correzione da fare banale su questa. Era non accolta, è solo è stato cambiato, diciamo, il parere istruttorio, perché se ci vai così si vede subito. Prima era scritto fermo. Non accolta, fermo restando che le soluzioni progettuali saranno predisposte attraverso lo strumento attuativo, lo strumento del piano attuativo, perché è un'osservazione che ha fatto un cittadino nei confronti di una scheda norma, dove chiedeva delle modifiche e quindi noi non le abbiamo accolte, ma c'era riferimento al piano attuativo, mentre in realtà è un progetto unitario convenzionato. Quindi è stata fatta la correzione, la trovate nell'elenco che vi ho mandato in rosso, a strumento è stato aggiunto strumento attuativo del progetto unitario convenzionato. È, diciamo, una precisazione della risposta della nostra istruttoria. Non cambia niente della scheda, non è stata accolta questa osservazione. Sì, va bene, va bene. Poi, da questa alla Allora si passa 600 all'11. TU 2.1, la commissione riteneva di aumentare la superficie a Scusami 16. Manola, mi è andata via la voce, che osservazione è? Numero? La 616. 616 TU 2.1. Ok. La commissione chiedeva di aumentare la superficie a servizi a 500 metri quadri e noi dovremmo averlo fatto. Mi risulta che l'abbiamo fatto. Dov'era la modifica, Manola? Ma ritiene di aumentare la superficie a servizi a 500 metri quadri. Eccolo là, superficie edificabile, massimo direzionale di servizi, metri quadri 500. Corretto. Mi risulta che eravate tutti d'accordo. Era una proposta fatta da noi, sì. Sì, della commissione. Bene. Vado avanti? Sì. Allora, la 619 era non accolta, è rimasta non accolta, è solo stata integrata all'istruttoria dell'ufficio dicendo che come proposta è meritevole di accoglimento. Questa era una proposta che era venuta fuori discutendo, diciamo, come dire, della richiesta. Non so se volete vedere l'osservazione. Questi chiedevano di edificare una villetta in cambio della realizzazione di un parcheggio o di un'area verde attrezzata. Chiedevo la tipologia B2 e noi non l'abbiamo accolta perché è all'esterno del territorio urbanizzato e risulta in contrasto con le previsioni e la disciplina del piano strutturale recentemente approvato. Va bene, È ma qui quello avete che fatto un'integrazione, un non sì, accoglimento con abbiamo solo integrazione di ripreso il titolo. istruttoria.
Si rileva tuttavia che la proposta riveste almeno in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio del PS e potrà eventualmente essere valutata con un'apposita e puntuale proposta di variante contestuale al PS e al PO, cioè come abbiamo già fatto per Per altre altre, sì, richieste non certo. accolte. Dove eravamo, Abbiamo giusto per... segnalato l'interesse. La Sì, Commissione ha sì. segnalato un interesse, diciamo, che non può essere Via soddisfatto per Serra alcuni capitoli. Camaiore. Se lo volete vedere, vi faccio, No, vi vabbè, sfoglio. Va bene? era per capire, insomma. Ecco, l'Antonella vi fa vedere la zona. Ah, certo, sì, me lo ricordo, me lo ricordo, su quella curvatura della strada, sì. Però aspetta, scusa, No, ora mi Ma hai messo una. siamo Ma adesso. nell'RB. Appunto, non siamo mica esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Eh sì, ma no, è il territorio agricolo l'RB, no? L'RB Ah, sono sì, è fuori, vero, l'RB. l'RB Ah, è sono giusto, è fuori. giusto, è Territorio giusto. agricolo, sì. Va È bene. giusto. Allora, io avrei l'ultima delle schede La nota, la 621. 621. Che è da vedere, è la TU1.1 da vedere insieme alla TR1.5 perché la commissione chiedeva di allineare il parcheggio alla zona F1 vicina e mi sembra che sia stato fatto. Guardiamo. È la TU1.1, Antonella. Non 11, eh? Ecco. Ecco, l'Antonella vi fa. Questo è come era prima. Guardiamo un po' se è stato modificato e questo è come ora. Allineato alla zona F1 qua, il parcheggio. Bene, sì, ok. Allora, ora chiederei all'ufficio Manola, il 3 di gennaio avete mandato il contributo relativo alle geologiche, vero o no? Sì, Quello certo. istruttorio. Ecco, Sì. scorriamolo velocemente un momento, così almeno si capisce anche dove sono. Ce l'hai te, Manola? Dove Il ce l'ho? documento. Io ce l'ho. Io ce l'ho sul cartaceo, però. Cioè l'osservazione 84. Ma i commissari ce l'hanno sulla posta, eh? Il Sì. parere Noi ce si l'hanno può sulla andare posta. a noi, Antonella, si può andare a vedere l'osservazione direttamente, Certo. così vediamo dov'è. Ecco, sì, quello dicevo. Allora, questa è l'84, eh? Osservazione 84. Allora, diciamo, ci sono due tipologie. Ma scusate un attimo, l'osservazione 84 di che registro? No, allora, qui siamo... il registro non lo so dov'è l'84, in quale. Aspetta che te lo dico, La eh. sala fotografica? No. Tieni conto comunque che la risposta, Michela, è nell'invio che l'ufficio ci ha fatto il 3 di gennaio. No. Traccia per risposte. Tra le modifiche sismiche. No, c'è. Sono anche due progetti minori. Allora, qui vedete la zona. Allora, questa osservazione insieme a altre due non viene. Allora, devo innanzitutto precisare che questa risposta è stata concordata tra il geologo Allagosta, che ha fatto tutti gli studi geologici e idraulici insieme all'ingegner Pagliara, ma in questo caso si parla di modifiche alla carta.
quindi le ha viste lui in prima battuta, quindi sono risposte concordate insieme con l'architetto. Nelle risposte che io vi ho mandato, diciamo, viene descritta la situazione geomorfologica, perché qui chiedono da molto elevata di essere portati a elevata, e hanno allegato all'osservazione anche uno studio geologico. Questo studio geologico è stato mandato all'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale. Io non, devo confessare che non si capisce bene come lavorano questi vari uffici. Di sicuro c'è stato un rapporto di collaborazione molto stretto tra il nostro incaricato Mauro Allagosta, geologo Mauro Allagosta, e i funzionari dell'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale. Perché qual è il discorso? È che la modifica alle carte geologiche idrauliche sono di competenza dell'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale. E quindi c'è una disciplina specifica nel piano operativo che dà delle indicazioni per la modifica del quadro conoscitivo relativamente al rischio geomorfologico. Ma chi approva questi studi e queste proposte di modifica alle perimetrazioni attribuite dall'autorità distrettuale è la stessa autorità distrettuale. Quindi questi studi sono stati mandati all'autorità distrettuale, che li ha guardati, però alla luce allo stato attuale non ha provveduto a cambiare il proprio quadro geomorfologico, e lo dice qui nella risposta. I contributi presentati sono stati quindi utilizzati nell'ambito della formazione del piano operativo, proponendoli all'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale per una eventuale revisione del competente quadro pianificatorio di pericolosità. Gli esiti di tale valutazioni potranno quindi, anche successivamente all'approvazione del PO, consentire un aggiornamento di cartografie e norme del comune di Camaiore in applicazione dei diversi riferimenti normativi richiamati. Cioè, in altre parole, in questa fase non vengono cambiate le carte, io ve la sto proprio semplificando, ma potranno essere cambiate in un secondo momento, e chiaramente, essendo un organo sovracomunale, il comune prenderà atto di questi cambiamenti che loro approveranno. Ecco, sostanzialmente sono tre osservazioni in questa situazione. Tre osservazioni in questa situazione. Cioè, che sono... hanno lo stesso parere. Vabbè, che allora, scusa Manola, io l'avevo... No, io l'avevo, mi pare, accennato a una delle scorse commissioni. Cioè, il punto mi sembra chiarissimo. Il punto è che noi correttamente abbiamo girato queste osservazioni all'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale, ma non siamo l'ente competente a prendere queste decisioni. Per cui, però, viene chiarito che queste carte possono essere modificate in ogni momento dall'ente competente, e il comune di Camaiore non fa che prenderne atto. Quindi questo mi sembra il dato positivo, cioè che non c'è una cristallizzazione ora e per sempre nel piano operativo che si può modificare solo con una variante del quadro di pericolosità. Il quadro di pericolosità, se capisco bene, si modifica, diciamo, in automatico nel momento in cui l'autorità preposta lo modifica all'esito delle istruttorie che compie. È così? Sì. È chiaro? Questo è un fatto positivo, nel senso che non c'è bisogno di variante, no? Quando l'autorità recepisce una modifica, in automatico noi ci adeguiamo. Per curiosità, Manola, dovremmo aver scritto una norma in questo senso, ecco, magari, questo sì. E beh, no, ma insomma è automatico, perché è sovraordinato, no, il PAI? È sovraordinato. Infatti, noi non possiamo che non adeguarci. Però una cosa, Manola, volevo dire, lo studio sismico che è stato prodotto dimostra per loro, poi ne terrà conto appunto l'autorità di bacino, l'abbassamento del livello di pericolosità?
Io questo non te lo so dire perché non è una verifica che ho fatto. La cattura e la gotta, va bene, va Questo bene. si è esteso Ma su se tutto no. il territorio con indicazioni e con modalità di studio concordate con la Regione Toscana Vabbè, relativamente insomma, a ambiti. avranno fatto la microzonazione, poi insomma. Sì, certo, gli studi sono studi di microzonazione sismica, Certo. però diciamo non ti so dire se per l'area specifica è emerso qualcosa. Questo. Certo. Va bene, allora siamo in queste stesse condizioni anche dove? Anche per l'osservazione 314, se l'Antonella ce la può far vedere, Così capiamo dove siamo. e la 398. Parcheggio dell'Inter. Sì, Sì. zona incaba. E questa è la. Bene, La 314. E e poi? poi la 398. Se quella di Simone collina. Siamo al confine. Dove siamo qui? Aspetta, Dopo a Pedona, no? Qui è il bivio di Pedona, No. questo qui siamo a Pedona, Bassianella, l'area è qua giù, eccola qua. Ah, ecco. Ah, siamo sul confine con Massarosa, eh? E Ok. andiamo poi invece la 510 che allora questa sinceramente ne dovevo parlare anche con Fabrizio perché il parere predisposto sarebbe di parzialmente accolta. Con la motivazione nel rilevare che l'osservazione non propone una modifica del quadro geologico-tecnico, si evidenzia che il PIO contiene apposite disposizioni normative, peraltro anche integrate in esito all'accoglimento di osservazioni di carattere generale di ufficio, che definiscono le categorie di intervento ammissibili nei casi e qualora siano condizionate per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. E se vogliamo dare anche un'occhiata al testo dell'osservazione. Per capire Cioè, cosa chiede, vieni in qui. pratica dice le norme, ecco perché volevo fare una ricontrollata al testo. Sostanzialmente dice le norme del PO hanno disposizioni che ti dicono quello che gli interventi edilizi fattibili. Anche qualora ci siano interventi per il superamento di limiti per le trasformazioni edilizie conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità. Sì, ho capito, va bene. Ma questo va bene, ma l'osservante che chiedeva però? Infatti l'ho chiesto all'Antonella proprio Aspettate un per vedere. secondo, aspettate un secondo. State buoni se potete, dice l'Antonella. Voleva lo spostamento del fabbricato esistente, mi sa, che È la è posto in zona di 510. elevata pericolosità. Allora, Poi giusto. c'è una regia del piano blu.
Sì, chiede lo spostamento. Vedete già riportato? Ah, no, ecco, oh, sì. Che risposta? Contrario. Ma questo bisogna vedere anche come è classificato. La richiesta qual era, quindi? Spostamento fabbricato esistente posto in zona di elevata pericolosità geologica. Per maggior chiarimento e approfondimento rimando alla relazione specificativa in allegata alla presenza. Va bene. Ma non ho capito. Ma spostamento, scusate, no, mi sfugge. Ma spostamento dove? E lui dice, non lo dice, capito? Questo è quello che presenta. Guarda un po', c'è un allegato. Guarda un po' se fa vedere qualcosa, Tonella. Scorri un po'. Allora. Perché è stata parzialmente accolta? No, no, vedi, ma ti sto dicendo. Non dice nulla, Manola. Non dice niente. Quello qui. Non ma vai avanti, vai avanti. Non è mica finito. Vai, c'è ancora roba. Antonella, vai avanti, ancora. Eccola, ah, niente. Finita, finita, finita. No, e allora secondo me, scusate commissione, ma secondo me qui è da cambiare parere, tant'è che io l'avevo anche annotato. Attenzione ai nomi, per favore. Oddio, scusatemi. Ma questa è non accolta. Questa è da non accogliere in ogni caso. Forse lui dice, scusatemi, forse vedete, lui secondo dice... Me... Secondo me non accolta, fatta salva l'applicazione delle norme, diciamo, sull'edificato esistente, cioè, come dire, siamo in grado di dirti di sì, però è fatta salva l'applicazione delle norme tecniche d'attuazione che si riferiscono all'edificio, no? Vi torna? Sì, beh, questo... Ma no, com'è classificato l'edificio? Stiamo facendo? Non lo so, ditemi, non capisco cosa volete. Basta, avanti, forza. Io dicevo, scusatemi un attimo, ma dico, sì. Che classificazione ha un 2 questo edificio? Sì, qui si continuano a vedere gli errori delle classificazioni, vedi, scorrendo poi sul piano, perché tutti questi edifici sono stati piantati in uno, questo è un 2. È un bel edificio da 2 questo. Sicura che è un 2, Antonella, questo? Di cartografia? È un 2 assurdo. Quindi qui può fare la demolizione e la fedele ricostruzione, anche se ci sono i vincoli idrogeologici, perché quello lo può fare lo stesso. No, allora, come diceva Simone, chi comanda l'ente sovraordinato in questo caso è la disciplina del vincolo geomorfologico. Se questo è a frana molto elevata o elevata, cambia e le relative normative ti dicono gli interventi che puoi fare, va bene? Però gli interventi che te puoi fare per il rischio geomorfologico si devono anche confrontare con le norme urbanistiche. E mi spiego. Se da un punto di vista geomorfologico magari l'autorità distrettuale non ammetterebbe la demolizione e ricostruzione da un'altra parte, cioè di eliminare un fabbricato in zona di rischio, non te l'ammette la norma urbanistica, perché questo non lo puoi spostare come lui invece chiede, perché lui a cavallo, ecco, è quello lì l'edificio, Antonella, è quello lì? Io credo che la Michela volesse dire un'altra cosa.
No, dico spostarlo, no, ma in loco, la demolizione e la fedele ricostruzione in loco la può fare. No, può fare Questo anche per la l'edificio già esistente. Questo bisogna vedere. commissione. Commissione, volevo dire una cosa, è questa. Se me ne date mandato, allora, siccome qua e là gli errori ci sono di classificazione, è fuori discussione che sia così. Cioè, non è che io lo voglio negare. Il patrimonio edilizio del comune è molto ampio e gli errori qua e là ci sono. Allora, io volevo chiedere all'ufficio, che chiaramente deve, diciamo, valutarla questa cosa, la possibilità di introdurre una norma nell'NTA, nel PO, che sostanzialmente dica questo. Noi abbiamo già introdotto, no, diciamo, la norma sulla correzione degli errori e io mi sono già preso l'impegno, nei limiti di quello che si potrà fare in questo mandato che sta finendo, no, di aprire poi un avviso pubblico per raccogliere l'indicazione di errori materiali da correggere. Però credo si possa anche fare un'altra cosa, Jacopo, Alberto, Michela, Riccardo. Si può introdurre una norma nell'NTA che sostanzialmente dice: se l'ufficio edilizia privata in sede di istruttoria si accorge della esistenza di un errore macroscopico di classificazione, dico macroscopico perché deve trattarsi di un errore, no? Non di una cosa discutibile, come in questo caso, no? In questo caso è un errore, ovviamente. L'ufficio edilizia privata può sospendere il procedimento edilizio, segnalare la cosa all'ufficio pianificazione, che provvede prontamente a presentare una proposta di correzione dell'errore al consiglio comunale, perché vi ricordate, la classificazione degli errori. Ma scusate, la correzione degli errori si può fare con un'unica delibera. Questo è ovviamente a tutela, diciamo, degli interessi pubblici quando la cosa è più restrittiva per il cittadino, no? Ma a tutela anche del cittadino quando invece la classificazione è errata perché gli è stata fatta una classificazione troppo stretta, no? Quindi è una norma, secondo me, di buon senso. Perché io devo, sì, con serietà prendere atto del fatto che gli errori nel piano ci sono e quindi abbiamo bisogno di una norma che tuteli il cittadino e gli interessi pubblici a seconda dell'errore che è stato commesso. Se siete Io sono d'accordo, d'accordo, io Elena, sono scusa d'accordissimo. Simone, io ne ho un pochino parlato stamattina con Fabrizio quando si aspettava di entrare in commissione. Lui non è tanto convinto, cioè capisce il problema perché è vero, appunto, li incontriamo questi problemi, però lui ha timore che una norma di questo genere potrebbe dare un'apertura e come dire, un'applicazione estensiva che farebbe saltare tutte le classificazioni, perché ma possono essere perché, considerate. scusa Manola, ma allora queste sono paure infondate, nel Sì, senso che se si d'accordo. dice che è un errore macroscopico, è un errore macroscopico, anche perché parliamoci chiaro, se non è un errore, serve una variante, no? Perché uno può anche pensarla diversamente, ma deve trattarsi di un errore nel meccanismo che dico io, di un errore chiaro, di un errore chiaro, palese, indiscutibile. Tra Se non l'altro lo c'è è, anche non lo è, cioè, eh? una doppia verifica su questo tipo di procedimento. Ma è giusto farlo, dare la possibilità eventuali Politica. Mandatevi la voce, che hai detto? Lo ripeti per favore. C'è un doppio livello di verifica su questo tipo di possibilità, uno di carattere tecnico, quindi sulla rispondenza delle caratteristiche del fabbricato in questione ai caratteri che vengono associati alle classificazioni, e uno di responsabilità politica, perché poi si va in consiglio comunale. Quindi, cioè, Manola, scusa, c'è rigidità. la preoccupazione non c'è, perché non No, c'è? infatti. Perché per correggere l'errore ci vuole un'istruttoria della pianificazione urbanistica che dica che è un errore, eh? Se no, l'errore non si può Sì. E correggere. Quindi poi passa dal Consiglio Comunale. è come dice Jacopo, c'è un doppio controllo tecnico
politico-amministrativo del Consiglio Comunale. Quindi siamo blindati, nel senso che... Io, se la Commissione è d'accordo, io sono contentissima, perché è vero, come ha rilevato la Michela, l'abbiamo trovati questi errori, perché ci sono. Io non ho nessun dubbio, perché siamo qui da mesi che si ragiona su questo, e siccome dobbiamo tener conto degli interessi generali e anche dell'interesse pubblico, questa è una norma di garanzia sulla quale io non ho alcun dubbio, anche a livello tecnico e di garanzia. Condivido anch'io. Va bene, allora, perché... Se fosse possibile precisare un po' meglio qual è l'errore. Perché l'errore... Vabbè, allora si prova a buttare giù magari un Ma scusa, testo. Sì, però... è chiaro che bisogna provare a scriverla, eh. Cioè, non dico che è una bazzecola scriverla, però è una norma che tutela i diritti dei cittadini e gli interessi pubblici. Però Simone, bisogna che l'ufficio, secondo me, abbia dei criteri chiari, perché sennò si Sì, prende anche perché all'interpretazione, capito? appunto, capito, cioè, perché poi Però, Manola, scusa, attenzione, su questo. Ma è la pianificazione che fa il parere sulla classificazione, non l'edilizia privata, eh. Cioè, è Sì, però l'ufficio che ha allora, fatto il no, piano. aspetta, l'edilizia privata si deve rendere conto che c'è un problema, perché noi le pratiche non le vediamo. Cioè, Certamente, se noi non siamo attivati dall'edilizia che si pone il problema dell'esatta classificazione, noi siamo fuori certamente. Certamente, dalla... l'edilizia privata deve sollevare il dubbio. La pianificazione, che poi è l'ufficio che porta la pratica al Consiglio Comunale, fa un'istruttoria. Quindi, se il dubbio dell'edilizia privata è infondato, ovviamente la pianificazione che è Sì, chiamata a fare l'istruttoria glielo dice subito certo. all'edilizia Sì, privata, no? certo. Se invece il dubbio sollevato dall'edilizia privata è fondato, a quel punto la pianificazione dice sì, qui c'è un errore, va corretto, si va in consiglio comunale e si corregge. È vero che c'è magari la sospensione del procedimento edilizio per un tempo che è quello necessario a fare queste cose. Però nell'interesse dell'interesse pubblico, quando si rischia di far danni al paesaggio o a un patrimonio storico. Ed è invece nell'interesse del cittadino, quando il cittadino ti dice: non mi fate fare un ampliamento, non mi fate fare un intervento perché me l'avete classificato male. Quindi è una norma di buon senso alla luce del fatto che gli errori ci sono, è un piano nuovo e gli errori ci sono. Poi ripeto, io mi farò carico, se avrò tempo di farlo, e se no lo farà la prossima amministrazione, anche di fare, a prescindere da questo, no? Di aprire un procedimento che consenta intanto di raccogliere un po' di errori, no? Diciamo che ci sono, e poterli anche correggere con una delibera, no? Prima ancora dico di arrivare ai procedimenti edilizi. Però con onestà intellettuale devo dire che bisognerà vedere se ci sarà il tempo di farlo, dipende anche da quando ci sono le elezioni. Quindi vediamo, eh? Ma sicuramente lo farà Simone, la prossima amministrazione, io credo che... 2023 elezioni. Simone, ti volevo dire, ma Sì. l'atto lì, quando l'ufficio ritiene che non ci siano errori, finisce con una determina, con qualcosa, come, cioè, si conclude il procedimento? Io ti dico, Ma avete io sbagliato perché... l'urbanistica scriva, l'edilizia scriva Scrive l'urbanistica, all'urbanistica. l'urbanistica dice no, va Eh bene, sì, non si apre neanche il procedimento, scusa si apre. Roberto. Non si apre neanche il procedimento. Ma Però anzi, la pianificazione ha come portato due fasi di questo procedimento del piano, cioè il fatto che intanto gli abbia assegnato in sede di formazione la classificazione ai fabbricati storici e poi che l'abbia riverificata a seguito del fatto che sono state presentate delle osservazioni e se ne è discusso nelle commissioni su quelle osservate, chiaramente, no? Per cui, in ragione di questo, si esprime nel caso in cui venga ravvisato. ha detto che quel fabbricato è storico. Jacopo, io credo ci sia Alberto Iacomini che vuole intervenire. Forse te non lo vedi perché c'hai il tablet, ma io lo vedo invece. Va bene, diamogli la parola, Grazie. se no mi spodesta, mi restituisce. Non è vabbè, diamogli la parola, mi spetta il diritto perché mi sono prenotato 6 minuti fa prima di tutti gli altri interventi. Va Semplicemente bene, questo.
Richiamami, ma non dopo che te l'ho data la parola prima, no? Così almeno ti vedo. No, perché non mi voglio mettere alla stregua degli altri che fanno interventi senza prenotarsi. Sia mai, vai, parla. Il miglior insegnamento è l'esempio, se lo ricordi, presidente, se lo ricordi. Allora, Cercherò di farlo. detto questo, sì, auspico anch'io che Simone faccia quel passaggio lì e spero che ne abbia tempo e disponibilità per farlo, perché sicuramente non tutti, ma una buona parte si paleseranno, no? Perché motu proprio la gente attraverso professionisti faranno evidenza di quello che ritengono essere delle criticità relative alla classificazione dei fabbricati. Ritengo anche altresì che sia molto più remota la possibilità che l'ufficio edilizia privata contesti una classificazione a fronte di una progettazione, a meno che non sia palese lo sbaglio, come è palese nel caso che ha sollevato ora la Michela, perché non c'è tanto da sta a vedere se ci sono o no i requisiti, se è uno e due. Quello lì è uno fuori discussione, se non addirittura rudere, se uno va a vedere alcune cose. Quindi credo che i professionisti, e chiudo, abbiano l'intelligenza, ancora prima di presentare il progetto, se ravvedono delle palesi incongruità nella classificazione, facciano prima il passaggio di dire me l'ho rettificata la classificazione, in modo da non interrompere il procedimento amministrativo che si attiverebbe se uno presentasse l'istanza edilizia. Ho detto grazie. Grazie, consigliere Iacomini. Posso L'ufficio dire una voleva dire cosa? qualcosa, sì. No, quello che dice Alberto è auspicabile, ma secondo me non difficilmente praticabile, perché facciamo il caso concreto, no? Che abbiamo visto adesso. Questo, essendo classificato 2, ha diritto a un ampliamento di 20 metri quadri. Qual è il tecnico, no? L'esperienza mi insegna, che va a mettere in discussione, se non è autonomamente, L'edilizia l'ufficio privata. edilizia? Io ce lo vedo un tecnico che viene a dire all'ufficio: guarda, a me mi sembra che c'è stato un errore. L'edilizia Fa il privata. suo Ho capito, ma progetto. lo fa l'edilizia privata. Lo fa l'edilizia Oh, è privata. quello che sto. No, io rispondevo in parte a quello che diceva Alberto. Ma Deve essere è l'edilizia. chiaro che non mi aspetto che un professionista che è incaricato da un privato faccia questa roba lì. Poi, per Perché carità, chiaramente se uno. deontologicamente lo vuole fare, l'apprezzo, eh? L'apprezzo, ma No, vuol dire che si è sì. studiato bene le norme e vuol dire che ha come dire, un quadro complessivo anche dell'operatività sul territorio di Camaiore che non è detto che lo abbia. Di sicuro invece c'era l'ufficio edilizia. Questo sì, Questo è un punto un po' delicato, perché poi non so quanto l'ufficio edilizia, no? Che non c'ha più un architetto, cioè sia in grado di fare certe valutazioni o le voglia fare, io questo non lo so, perché può anche dire a me non mi compete, mi ci avete messo un numero, Scusate, un'interrogante. ma scusate, è giusto parlarne. Non facciamoci troppi problemi. Si scrive una norma nell'NTA, un po' tradi che un li compete, no? Se si scrive una norma comunale che dice che se ravvisano errori di classificazione lo devono segnalare all'ufficio pianificazione territoriale perché si avvii il procedimento di correzione dell'errore. Oh, si scrive la norma. L'unico aspetto delicato, ma che secondo me non è problematico più di tanto, è che avviene una sospensione del procedimento, no? Che quindi dilata i tempi del procedimento amministrativo. Però rispetto ai beni che ci sono in discussione, cioè da un lato la tutela di alcuni valori urbanistico-paesaggistici e dall'altro lato la tutela dei diritti dei cittadini quando la previsione li ha invece danneggiati, e una sospensione del procedimento ci può stare, cioè una norma che ha una sua serietà e che regge a qualsiasi, secondo me, ricorso. Perché se io dico sospendo per un tempo ragionevole il procedimento per correggere un errore, nessuno mi può dire nulla. Chiaramente si deve trattare di un errore, non di una cosa che necessita una variante urbanistica. Perché se necessita una variante urbanistica, allora non è più un errore, è una scelta di pianificazione e allora non si giustifica più. Ma Alberto l'ha detto bene, ci saranno dei casi in cui se ne può discutere e allora lì non ci si farà nulla, salvo le varianti che un'amministrazione può sempre fare,
e dei casi come questo qui che ha palesato la Michela, dove l'errore è palese. E quindi quando l'errore è palese si va e si corregge. Ed è una norma seria che, insomma, che prende anche atto con umiltà, no? Del fatto che il nostro non è uno strumento privo di errori, insomma, è anche un gesto di umiltà, come posso dire, di Simone, ma riconoscimento. ci si fa a tornare indietro però su una classificazione, nel senso che questo è classificato 2, metti che arriva la domanda di fare intervento all'ufficio, va bene? E l'ufficio dice c'è stato un errore per norma, lo rivediamo e lo portiamo in 1. Ecco, una declassificazione, come ti posso dire, per legge, cioè l'osservante o il cittadino potrebbe dire ma come, era un 2, me lo capito? Cioè, E se ho quando ci commesso un sono delle errore, norme. che devo fare? Ho commesso un errore e lo correggo, no? Se ho commesso un errore. Se invece ho fatto una scelta opinabile, ma è una scelta, si prende atto della scelta. Questo è un procedimento che può valere per la correzione degli errori, di quelli macroscopici, come il caso che hai fatto te. Quell'edificio lì non può essere mai un 2, no? Come fa a essere un 2 quell'edificio lì? Quello lì è, come ha detto, non mi ricordo chi l'ha detto, se Riccardo o Alberto, forse Alberto l'ha detto. Quello lì è o un 1 o un rudere, si può discutere di quello, ma non del fatto che sia un 2, no? Non è un 2 quello lì, evidentemente, no? Così come potrà accadere, Michela, che magari ci sono degli edifici di valore storico che ci sono sfuggiti, no? Di altro tipo. Quindi gli errori palesi, se no la norma non regge. Chiaramente se si tratta di fare delle varianti, la norma non regge più. Deve trattarsi di errori palesi, proprio come dire che chiunque in buona fede non potrebbe non riconoscere l'errore, no? Ok? E allora, siccome quella deontologia di cui parlava Alberto è auspicabile, ma non è dovuta, ovviamente, uno si mette, diciamo, in casa uno strumento per correggere gli errori di fronte a situazioni palesi, ripeto, non la questione discutibile. La questione discutibile è stata fatta una scelta e ognuno si prende le sue responsabilità, no? Ok? Simone, cioè lì ti funziona tutto quando noi abbiamo sbagliato, nel senso che doveva essere 2 e invece ne abbiamo dato l'1. Lì in contrario, quando il progettista ha fatto il progetto, la relazione geologica, il deposito, il genio civile, tutto quanto, e andargli a dire mi sono sbagliato, tira via tutto, diventa un problema. Hai capito? Bisognerebbe trovare nelle norme di attuazione. No, non lo so, cioè un passaggio preventivo, perché le fai lavorare mesi tra gli istruttori, all'integrazione e tutto quanto, e poi arrivi in fondo e gli dici, oh, ma mi sono sbagliato, qui non ci puoi fare nulla. È quello che mi faceva Quindi, paura a me, capito? hai capito, bisogna la norma farla in modo tale che, non lo so, via, non te lo so dire. Ecco come va strutturato. Nell'altro modo è semplice, te gli hai dato l'uno, è palesemente un 2 e quindi è nell'interesse del cittadino andargli a dire che è 2, quello non è un problema. Il problema è l'incontrario, come quel fabbricato che si vedeva prima. Metti che lui sia pronto per il rilascio del titolo, presenta tutto, gli dici oh ma mi sono sbagliato, rifatti da capo e non si può fare nulla. Cioè, bisogna che lui abbia Roberto, le... è chiaro che è un potere che va esercitato con grande attenzione e in casi che si spera in ogni caso siano eccezionali, cioè per quanto gli errori ci siano, il patrimonio edilizio è così vasto che dovrebbe essere una percentuale abbastanza bassa, insomma, spero, io non sono in grado di dirlo. Qua e là degli errori li abbiamo visti e quindi... Sì, ma quello però Va vuol dire un po' che... ragionata la norma, va un po' ragionata, però io credo, cioè mi sento in coscienza di farla, ecco, perché se no. Anch'io, però non so come inserirla, capito? Non vorrei penalizzare il cittadino al punto, Ma cioè non lavorerà per nulla, si può bisognerebbe fare una trovare... ricognizione di quegli errori materiali che proprio riguardarli tutti questi immobili, la classificazione di questi immobili, fare un elenco e prima che il cittadino cominci a fare tutto quello che ha detto Roberto ora. L'ufficio, quando si trova di fronte a un errore così eclatante, guarda, aspetta a farlo perché c'è un errore palese di classificazione. Riccardo, questa cosa che dici è di buon senso e si può fare, però una norma di garanzia serve, no? Perché No, ma se io io non la approvo il... farei.
No, dico per andare incontro a quello che dice Roberta, avere già un allegato, avere già un elenco di degli immobili che hanno e che sono evidentemente sbagliati come classificazione, in modo che prima di fargli fare tutto un lavoro a queste persone, gli si dica: guarda, c'è un errore di classificazione. Aspetta. Consigliere, questo si può fare, questo parallelamente si può fare. Chiuso il piano operativo, parallelamente si può fare. Iacomini. Sì, io lo so che a chiedere è sperare troppo il fatto che sia il professionista, però purtroppo è anche vero che non tutti i professionisti hanno partecipato e sanno con che criteri noi abbiamo classificato l'R, l'1 e il 2, no? Nel senso, perché ce ne siamo dati noi come linea a monte della nostra operazione, e non è detto che tutti le abbiano recepite o che le sappiano individuare nello specifico. Quello che dice Riccardo, anch'io penso che sia una bella cosa quella di eventualmente, se ci fossero gli spazi e tempi, di fare una panoramica generale, anche se ritengo che siano in maggior numero quelli che sono stati classificati in maniera peggiorativa rispetto a quello che è la realtà, quindi andrebbe tutto a vantaggio del cittadino, e in minor parte quelli che sono, come quello che ha evidenziato la Michela, portiamo la Michela oggi come esempio, quelli che in maniera più elastica e più con maglie larghe sono stati dati di più. Quindi credo che la parte preponderante della classificazione sia quella che magari rispettava al 2 e in realtà gli è stato dato l'1 sostanzialmente. Mentre, e chiudo, Simone, va bene quello che dicevi te, che passiamo all'edilizia, lo passa alla pianificazione, però metterei un tempo massimo nella quale sia evaso questo percorso, che so, 30 giorni, per evitare che stiano lì in giacenza 4, 5, 6, 7 mesi e si stoppa tutto il procedimento. Grazie. Sì, va indicato un tempo, sono d'accordo, altrimenti la norma non regge poi. Ci ragioniamo. Simone, ma in questa fase qui non possiamo ricambiare le classificazioni, nel senso andare a vedere, a rifare un controllo degli edifici e rilevarli subito. Non possiamo, Michela, perché mettersi a cambiare le classificazioni d'ufficio, questo sì che è la cosa peggiore che potremmo fare, perché il cittadino ti potrebbe dire: non mi hai messo in condizioni di interloquire con te. Okay. Mentre se questo avviene o nell'ambito di un procedimento edilizio o nell'ambito appunto di una prima delibera del Consiglio Comunale, possiamo studiare i meccanismi, cioè c'è lo spazio per far partecipare il cittadino. Se ora lo facciamo d'ufficio diventa sbagliato. Ecco, una cosa, valutatela se può essere pertinente, però mi potrebbe essere, no? Allora, se scriviamo una norma del genere e vogliamo dare uno strumento che tenga conto delle valutazioni fatte, per quanto direttamente con gli aggiornamenti che sono stati prodotti in sede di formazione dall'ufficio per la schedatura degli edifici, e poi anche degli approfondimenti che grazie agli interventi delle osservazioni sono state oggetto della discussione in commissione, perché non si rimanda al termine della formulazione di questa norma a un abaco che sarà contenuto nel regolamento edilizio, in cui si dice, cioè si tiene conto di quella che è stata la natura delle classificazioni dei fabbricati, no? Per cui si dà conto in sostanza delle caratteristiche che sono state prese in esame per individuare i fabbricati 1, i fabbricati 2, i fabbricati R. D'altra parte è un lavoro che abbiamo fatto, no? Cioè tener conto delle condizioni conservative, della permanenza di alcuni elementi strutturali, per distinguere dal rudere all'1, o lo stesso invece per dare atto di trasformazioni che siano avvenute in epoche recenti e diverse da quelle storiche, sulle facciate, sulla copertura e via, in modo tale che la competenza sia, cioè ci sia un riferimento chiaro, no? A come si è ragionato, e questa classificazione poi insomma possa essere mantenuta, questi criteri.
Vabbè, io direi studiamo la norma e ve la portiamo anche alla luce di quello che diceva Jacopo ora. Proviamo a fare una formulazione, tanto avremo, no, Simone? bisogno Jacopo, eh? No, Roberto, mentre parlavate, faceva dei commenti che sono interessanti, cioè nel senso dice, ma se noi facciamo, e quindi li pongo alla commissione come elemento di discussione, ma lui dice, ma se noi facciamo una correzione appunto da 2 lo mettiamo a 1, quando è che il cittadino, e siccome andiamo direttamente in consiglio comunale, cioè non c'è adozione, approvazione, dice, ma il cittadino, quando è che osserva? Si trova un cambiamento e non ha la possibilità di osservare. Allora, se è un errore materiale, ok, è la legge che permette di fare a meno delle osservazioni, però la dimensione partecipativa c'è, perché se l'errore avviene nell'ambito del procedimento edilizio, te lo devi comunicare al cittadino e nell'ambito della comunicazione di avvio del procedimento gli devi dare il modo di fare la memoria, ok? Cioè io prendo atto che c'è l'errore, te lo comunico, ti metto in condizione di dire la tua, cioè dimmi se ho ragione o se ho torto, e poi vado in consiglio comunale. Quindi diciamo così, non c'è un'osservazione nel senso tecnico, perché non avviene, no, nel procedimento del consiglio, ma c'è un'osservazione, uso il termine in senso atecnico, nella fase del procedimento davanti all'ufficio edilizia privata. Perché io lo devo informare il cittadino, no? Che Sì, c'è questa necessità. È una norma che va un attimino, insomma, scritta bene, costruita bene. Se è un errore, perché se non è un errore, allora diciamo, il meccanismo non sta in piedi. Quindi io vedo quello spazio lì, no? L'ufficio edilizia privata comunica al cittadino la sospensione della pratica perché rileva un errore, gli dà un termine, come prevede la 241/90, no? Per fare una memoria. Può anche cambiare idea l'edilizia privata, no? Alla luce del accorge di aver preso un abbaglio. Diversamente, tutto va alla pianificazione, la pratica arriva in consiglio. Il consiglio vede anche l'osservazione che ha fatto il cittadino, no? Questo se è un errore materiale e se non serve adottare. Diversamente la norma non funziona. E se non è un errore materiale che serve una variante, non regge. Va bene, ha ragione Simone. Proponeteci la norma e poi vediamo se c'è bisogno di un riferimento più preciso che magari possa essere contenuto nei regolamenti edilizi oppure di, insomma, ridiscutere l'operazione. Intanto, Manola, procediamo con la geomorfologica che manca. Manca la 602, Antonella. Sarebbe l'ultima. Questa nel frattempo, anticipo, risulterebbe parzialmente accolta in quanto i richiedenti avevano già separatamente richiesto la modifica della pericolosità da molto elevata a elevata e tra l'altro accolta dall'autorità distrettuale che ha modificato la cartografia con decreto numero 30 del 24 marzo 2001, che ha variato quindi il proprio quadro conoscitivo e di pericolosità. Il parziale accoglimento si sostanzia pertanto nel recepimento e modifica del quadro di pericolosità secondo quanto disposto con tale decreto, cioè in pratica le nostre carte acquisiscono le carte modificate dell'autorità distrettuale. E poi, vabbè, si rileva tuttavia che la disciplina generale di piano contengono le apposite disposizioni volte a garantire il possibile aggiornamento del quadro conoscitivo comprensivo del quadro di pericolosità, anche su proposta o iniziativa di privati, secondo le procedure e le modalità indicate dalla legge 65. Analoghe e complementari, cioè rimanda in pratica come dire, alle normative del PO per gli interventi fattibili e alle norme del PAI. Cioè, poi dopo risponde nel solito modo,
come per le altre osservazioni, i contributi presentati sono stati quindi utilizzati nell'ambito della formazione del piano operativo, proponendoli all'autorità distrettuale per un'eventuale revisione, ma qui è già cambiato il quadro, quindi secondo me queste motivazioni potrebbero anche essere eliminate, perché noi abbiamo recepito, cioè io mi fermerei al secondo comma. Il parziale accoglimento si sostanzia pertanto nel recepimento e modifica del quadro di pericolosità secondo quanto disposto con tale decreto, perché hanno modificato. Cioè, io riesco a capirlo però, di questo parziale accoglimento. Cioè, quindi lui che può fare? No, quello che può fare poi, allora, diciamo, il quadro geomorfologico è variato, da molto elevato è diventato elevato, non è che non c'ha più rischio, c'ha un rischio minore. Quindi gli interventi che può fare per il rischio minore non sono tutti liberi, ma devono tener conto sia delle norme comunali che delle norme dell'autorità distrettuale. Cioè, non Quindi il è parziale detto, accoglimento è secondo. siccome è stato modificata il livello di rischio, puoi fare quel che ti pare. No, ti dovrai confrontare con la normativa di rischio geomorfologico elevato invece di molto elevato. Sì, quindi dice noi l'accogliamo nel senso che è già stata fatta una modifica. Sì, qui l'ha già fatta l'autorità distrettuale. C'è il decreto, c'è citato il decreto Sì, relativo. ho capito. Quindi lui andrà dietro a quello che dice la No, nuova classificazione. il decreto gli dice che Sì. la sua zona da molto elevata è diventata elevata. E lui E non gli scorre a dice fare il gli decreto quello che può interventi fare. che. Poi lui dovrà passare a vedere le norme comunali e dell'autorità distrettuale per vedere quello che ci può fare sul piano di trasformazione edilizia. Certo, sì, ho capito, ho capito. E queste sarebbero terminate. Manuela, ma io avevo anche una 514 che era su una cassa d'espansione, ma era da rivedere in questa sede. No, quelle sto aspettando la risposta, la 514, perché ce n'erano due idrauliche che le abbiamo mandate al Pagliara e sto Ah, aspettando la risposta. Quella quindi, della cassa quindi. d'espansione, non mi ricordo però, Michela, c'hai il numero? È la 514 mi risultava sospesa, ma era una riperimetrazione, nel senso, non mi ricordo cosa c'era da controllare. No, C'era un supplemento di istruttoria su quello. Sì, aspetta, sarà allora fra sì, le cartografiche ecco, a me mi controllate. risulta cartografica. Sì, Sì, ci arriva, cartografica. Michela, allora ci si arriva, ok? Ah, ok, scusatemi, pensavo fosse inserita in queste vincoli. Fosse Ecco, tra inserita l'altro, a in proposito, già che siamo nel merito, dunque, per le cartografiche noi abbiamo ricevuto un primo elenco in cui tale quale a quello delle schede norma, che era già stato trasmesso parziale, insieme a quello delle schede norma, a proprio in calce a seguire. Poi stamani è arrivato dall'ufficio un nuovo elenco che le riporta tutte. Le cartografiche, solo le Le cartografiche. tutte le cartografiche che vanno riguardate. Ora però a voi vi manca ufficio la modifica cartografica da farci vedere, vero o no? Eh sì, perché ci sta lavorando Fabrizio. Perché ci sta lavorando Fabrizio. Quello che possiamo fare è scorrere in questi 20 minuti che Scusa mancano. Jacopo, ma su tutte Manola o su alcune? Su alcune, non tutte, non tutte. Allora domando, poi decide la commissione. Non si potrebbe intanto cominciare a vedere quelle dove la modifica cartografica c'è? Se è No, possibile sarebbe lo meglio. dico Sì. perché secondo me per funzionalità del lavoro l'ultima Sì, parte è dovrebbe la essere quella di normativa. livello generale. Certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo. Anche perché si fa sintesi di tutti gli aspetti di dettaglio che si vedono nel resto, no? Ma c'era qualche Però. altra osservazione da vedere, Jacopo, dell'altra volta, era? Non solo sulle cartografiche, c'erano delle osservazioni, la 28, la 46, la 54, Ma non che la... avevamo finito neanche le altre, forse, non Bravo, eravamo ecco, stati non nel erano punto. neanche... vanno rianalizzate.
Ma sono Vabbè, cartografiche, però. sono cartografiche, sì. Appunto, appunto. Cioè, noi abbiamo finito, Michela, abbiamo finito le schede norma e abbiamo finito il riesame delle classificazioni e... Ma le schede Ma... norma no, non eravamo rimaste alle 596, mi sembra di avercene ancora a me. No, Le schede norma sono finite. te in quel file lì che dici ce n'hai ancora, in quel Sì. file lì di Word, c'hai già le prime cartografiche che erano state mandate, capito? partono dalla 7. La Sì, 8, la 12, brava, brava, queste. sono Quella, cartografica. Ma quella. dicevo, ma la 597, la 611, la 616, quando l'abbiamo fatta? Quelle prima, sopra, guarda. Ma che registro stai guardando? Aspetta. No, registro, sto guardando l'ultimo foglio che ci hanno mandato delle correzioni. Ma se, Quel che si allora, la stava guardando la scorsa 597 commissione. l'abbiamo guardata, la L'abbiamo fatta 597 ora, Michela. È che te probabilmente a un certo punto ti sei scollegata, può darsi? Ah sì, è No, vero. oppure forse non si è detto il numero. No, no, ha ragione Simone, si è scollegata momentaneamente, sì. È stato un momento in cui si è scollegata, non lo so. L'abbiamo finite quelle lì, Michela, ma perché Ma erano ce n'erano sciocchezze, eh? anche da rivedere, eh. C'era qualcosa anche da rivedere su queste qui. Per esempio, la 457, la scorsa commissione l'avevamo lasciata da rivedere. L'avevo chiesto io perché non c'ero. Ma Poi quella è in un'altra questi cosa, qui. devi vedere. No, noi se, allora, le schede norma, quelle che sono in quel registro lì, le abbiamo finite ora prima di fare quelle geomorfologiche. Ora, quella che tu mi dici te, qual è la 400? La 457 È questa. la 457 da accolta è diventata parzialmente No, esatto. questo sì, ma avevo detto di rivederla perché esaminandola c'era scritto, vedi anche qua, guarda, portate 80 metri, poi a 100 metri, ne avevano chiesti 140, io siccome non c'ero quando fu discussa, avevo chiesto di rivederla un attimo, se c'era la possibilità. Perché mi sembrava da 140 metri, portata a 80 mi sembrava sbilanciata, è questo che avevo chiesto di Scusa rivederla un Michela, secondo. partiresti dalla 457 o ce n'hai qualcheduna a giro con numeri inferiori? No, questa qui è da 457. Ok, allora si va a vedere. La TU4.7. E le Da altre, accordo. quindi, così almeno si passa alle cartografiche poi. Ecco, Sì, va bene. dicevo, qui no, da quello che chiedevano, aspetta, che la vado a rivedere perché ho detto io non c'ero quando è stata discussa. Chiedevano 140 proponeva 140 e poi per l'allargamento di quella strada lì di Misciano che sembrava che l'interesse pubblico fosse stato rilevato, giusto, sull'allargamento della strada. Oddio, riprendere tutti i fogli, scusatemi, ma io mi ero fatta. Dicevo, 140 di superficie edificabile chiedevano, poi 150 metri di cessione per allargamento stradale, va bene? E davano un contributo di 20.000 euro per eventuali opere. E praticamente è stata calata di un terzo, perché è stata portata a 80 metri quadri, poi gli è stato chiesto 140 metri di cessione più realizzazione del parcheggio e il contributo di 20.000 euro. La volevo No, no, rivedere perché ritengo no, il che... contributo di No, 20.000 euro non ci può essere, Michela. no, allora va bene, questo allora tolto. Però dico, da 140 è stata portata a 80 con anche la realizzazione del parcheggio. È questo che volevo rivedere, mi sembra sbilanciata, capito? Molto. Ma sbilanciata a favore del pubblico, intendi dire? Sì, da 100 metri quadri portarli all'80 con la cessione che proponevano e poi ci si è messo anche la realizzazione del parcheggio, sì, Si può sinceramente. vedere Manola, L'allargamento stradale. scusa, Manola, si può vedere la perequazione, la possiamo leggere, un si legge di qui. Ecco, qui. Realizzazione e cessione del parcheggio aree di sosta in continuità con l'accesso da via Allende con Lì contestuale. Simone c'era già un B2, eh?
Quindi c'era già una previsione molto, insomma, sostanziosa, voglio dire, già. Ma non c'è il parcheggio, non ci viene il parcheggio, è rimasto un refuso. Ma No, guardate la planimetria. sì, ma scusate, ma via Non ci viene il Allende. parcheggio, ci viene sì. Ma scusate No. un attimo, mi dite una cosa, ma Ma via via Allende. Allende, che c'entra via Allende? Qui c'è un refuso, Appunto, appunto. Scusate, Io via Allende, voglio. ho sbagliato via Allende. No, lì è via Misciano. No, ma scusate, sia sbagliata questa scheda norma. È sbagliata la scheda qui. Cioè, è solo l'allargamento stradale, perché si è detto che il parcheggio lì ci verrà un po' su macchina. Appunto, è per quello. L'avevi messa giusta, mi sembra, prima, la cartografia. Ma no, Io non torna la descrizione con la cartografia. ma quando ho visto la cartografia mi sembrava quella lì. A Tonella è la TU4.7, a me mi risulta. O è quella lì, via di Misciano? C'è un errore sulla strada, allora, No, c'è un errore sulla su scheda. sulla scheda. Invece di via Ma Allende, su quel via triangolino lì non ci viene il parcheggio. punto, c'è scritto anche un S via Allende, c'è proprio un refuso perché c'è scritto adeguamento della viabilità di intersezione, non c'entra nulla. Oh, eppure questa è la scheda. Eh sì, ma è Ma sbagliata. c'è un errore, Manola. Oh, è questo e c'è un errore. Magari può essere successo con le rinumerazioni, capito? Guardate, state un po' attenti a No, quello. ma la cartografia è quella giusta, Jacopo. Allora, Anch'io io pensavo. sono andata, scusate, io sono andata a ricercarmi l'osservazione che mi ha portato a questa scheda. È la 457 l'osservazione? Sì, Sì. Ok, la e dico quella lì. TU4.7 va bene. Eccola qui. Eccola Ma mi qui. spiegate cosa c'entra via Allende? C'è uno sbaglio nella scheda, si sa. C'è uno sbaglio nella scheda, forza, la Schermata. facciamo tanto lunga. E meno male che ce ne siamo accorti e si corregge. Ora però, per rispondere alla Michela, siccome io non me lo ricordo, magari ufficio, andate a rivedervi quello che si disse su questa osservazione, ci mettiamo Michela quello che si è detto e poi se hai perplessità se ne riparla perché io mi ricordo che si è fatto un ragionamento per il quale lì, più che un parcheggio, ci viene un allargamento stradale. Allora, un conto è un parcheggio, no? Con tutti i crismi del caso. Un conto è un allargamento stradale che probabilmente ha dei costi diversi. Poi facciamo due conti per vedere se c'è un equilibrio economico e finanziario. Ecco, questo sì, ci mancherebbe, come si è sempre fatto. Ok, siccome non c'ero quando è stata discussa, capito, me la sono ritrovata qua, mi piaceva capirla meglio. Qualche Hai fatto correzione da anche fare bene. quando c'era. Quindi allora che si fa? Me la riproponete? Ma no, Sì, la si fa fate la una correzione. verifica, metteteci quello che la commissione aveva deciso, poi lo facciamo presente a tutti, in particolare alla Michela, e verifichiamo le Almeno cose, insomma. torna, no? Voglio dire. Va Va bene? bene. Ok, va bene, me la rimetto Allora. sospesa allora questa, dai. No, Procediamo con quelle cartografiche, se possibile. aspetta, ce n'aveva altre la Michela. No, le altre mi avete detto sono quelle No, le fatte. altre sono quelle del registro che si sono Ok, fatte stamani, la prima della. 600, la 611, la 616 sono quelle che si sono fatte, io allora mi Quelle, ero persa. sì. Quelle lì. No, forse non si è detto il numero, ma secondo me qualcuno c'è. 611. 619 e 621 Abbiamo adesso. fatte, dai, avanti. Aspetta, scusatemi, va. Allora, le cartografiche, quale avete la modifica che ci potete far vedere? No, di modifiche cartografiche per adesso non ce n'abbiamo perché ci Quelle sta che non sono lavorando. state modificate che ci potete far vedere, insomma. Ora aspetta, come faccio per avere la condivisione? Faccio vedere la tabella, Antonella? No, Vai sotto Manola, scheda. scusa, Manola. La tabella no, nel senso che la tabella che ci avete inviato sono degli appunti, non è un atto che poi va nel piano. Quindi quella ce la guardiamo come abbiamo sempre fatto. E ce Posso l'abbiamo un noi. attimino? Ci mettiamo il piano, no? In modo tale che anche i cittadini vedono di che si parla. Dai. Posso un Allora, attimino? bisognerebbe discutere della 28, perché va ripresa e discussa. Io ho questa nota qui, perché quelle Allora, prima
necessitano di aggiornamento cartografico. Ok. Allora, io ce n'ho un paio che ho già la cartografia, che se mi lasciate un attimino parlare vi spiego. Allora, io avevo dato un elenco a Jacopo di alcune osservazioni che si erano lasciate non discusse, perché a quel momento non avevo le cartografie. A me mi risultava la 46, la 128, poi c'era la 28, io mi ero presa un appunto, perché voi vi eravate concentrati sulla discussione del parcheggio a Montebello, non so se ve lo ricordate, accanto alla chiesa. Mentre Antonella, avete... guardiamole, si fa prima a guardarle che a parlarne del fatto... Okay, 28, andiamo alla 28, andiamo alla 28, va bene? Oh, dai, se no si leva le gambe. Allora, la 28, che è questa della scuola a Montebello, non abbiamo discusso perché ci siamo concentrati invece a ragionare sull'osservazione, quella del parcheggio di Montebello. Allora, questa che vedete, questa che vedete è lo stato adottato del piano, va bene? Che era il parcheggio... In quel terreno sotto la chiesa, sì, me lo ricordo. Però questo terreno sotto la chiesa non era l'osservazione 28, ma faceva parte dell'osservazione d'ufficio. Okay, e poi avete fatto tutta una serie di ragionamenti senza andare a dire se vi stava bene o no il cambio di questa zona F4, che è stata fatta dai lavori pubblici, che è diventata da F4 a... Ora ve lo faccio vedere. No. Sì, Manola. No, dico, è quello che chiedevano, ecco. A B3, esatto, è stato fatto questo cambio da F4 a B3. Questo ce lo chiedevano per favorire l'alienazione dell'immobile. Ma non si è già parlato dicendole di sì, perché va meglio la vendita di quell'area, altrimenti... Sì, però vi eravate concentrati, Riccardo, sul parcheggio, ti ricordi? Sì, Antonella, ci eravamo concentrati sul parcheggio perché l'unica perplessità era tecnica, non sulla scelta sulla quale eravamo tutti d'accordo, giusto? Sì, e tra l'altro c'era stato probabilmente anche, si era utilizzato, diciamo, l'occasione dell'osservazione per parlarne, no? Avevamo confuso, proposto una modifica sul parcheggio con una modifica invece del fabbricato. Il problema del parcheggio era che veniva utilizzato come tale, ma non era stato indicato come parcheggio. Questo era il problema. Perché Graziano diceva che era un campo sportivo, mi sembra, si ricordava. Che ci giocavate a pallone, dai. Sì, sì, si ricordava la situazione precedente, no? Il problema era come classifichiamo l'esistente. Per cui questa vi va bene, classificata B3? Sì, sì, andava bene, sì. Dai. Oh. Poi c'era la 46, questa non l'avevamo mai vista perché mancava la modifica cartografica, ora ve la faccio vedere. Questo sì. La 46, eh? Allora, questa qui è l'area parcheggio accanto alla chiesa Annocchi, questa è come l'avevamo inserita nel regolamento urbanistico, scusate, il piano operativo adottato. Abbiamo accolto l'osservazione, non mi ricordo se parzialmente o accolta, non ho il registro davanti. E gliele abbiamo modificate in questa maniera. L'abbiamo ridotta e portata qui. Questa è la modifica che è stata fatta in quest'area. Ok, è stata ridotta l'area di progetto del parcheggio, va bene. No, va bene, perché, scusa? Perché è stata accolta un'osservazione, cioè ti sto dicendo quello che è stato fatto, è stata accolta un'osservazione. No, ma Riccardo, forse vuol dire, non avendola discussa, vuol capire... Esatto, dovete discuterla. Sì, sì, va bene, nel senso che ho capito quello che è stato fatto, diamine. Ah, è l'osservazione numero 46. Allora spieghiamo, parliamone. Perché è stato ridotto? Riccardo... Allora, sì. Se ricordo bene, ma però l'ufficio è qui e bisogna che, insomma, mi assista, perché... Però siccome sulle opere pubbliche, Riccardo, ci sono stato attento di più, no, ovviamente, perché è una, diciamo, motivazione analoga a quella di Orbicciano, cioè
c'era una valutazione di impatto paesaggistico, nel senso che il parcheggio lì, per come immaginato inizialmente, andava, diciamo, ad interessare una parte significativa di quell'area verde che è lì in quel punto. Ora non mi ricordo se l'osservante chiedeva la totale eliminazione o no. Quello che l'ufficio ha valutato è un po' come è successo, mi sembra, per Orbicciano, che diciamo ci potesse essere un equilibrio migliore fra l'aspetto paesaggistico e la necessità di opera pubblica, tanto più che lì, Riccardo, il parcheggio c'è, non è che non c'è in quella zona di Nocchi, può essere utile un po' averlo un po' più grande, ma non è che è una zona non dotata di parcheggio. Questo mi sembra sia il ragionamento che è stato fatto. Manola, è così, mi ricordo bene. Sì. Cioè, io capisco e non capisco, fra virgolette, nel senso, perché qui si dice, ora le leggevo, visto la conformazione del suolo, eccetera, eccetera, insomma, l'idea che lì non ci si possa fare un parcheggio o diventa troppo oneroso o difficile da realizzare, ma non capisco perché mezzo sì e mezzo no, ecco, capivo se Allora, fosse dalla l'osservante Pepitone si o dall'altra parte, ecco, capivo questo. Riccardo, l'osservante, se ricordo bene, dice che lui preferirebbe che il parcheggio non ci fosse per tutte le ragioni che dici tu ora, insomma, no? Non è il caso di farlo lì. L'ufficio ha fatto una valutazione diversa, cioè che si possa fare un parcheggio lì in allargamento, no? Di quello che già esiste lì accanto, con un impatto, diciamo, ambientale migliore. Se volete andare a vedere su Google Art, magari. Sì, guardiamo, ma non vorrei che magari si facesse un pezzettino di parcheggio che non serve a nulla, capito Simone? Allora sarebbe bene lì non farcelo se si ritiene di non dovercelo fare per tanti motivi, però prevederlo in un'altra area, in quelle zone lì, se c'è la possibilità. Magari, diciamo, facciamoci dire dall'ufficio quant'è la grandezza che verrebbe fuori dall'accoglimento parziale dell'osservazione, così capiamo anche quanti posti auto ci possono venire. Volete andare con Google Art a vedere lo stato dei luoghi? Sì, io lo vorrei vedere, per rendermi conto, si vede meglio, ci si capisce, no? Almeno. Perché io presento quel parcheggio lì, se si riduce a metà, diventa un quadratino piccolo, capito? Cioè, non so se ne vale la pena Beh, spenderci tanto. diventa un piano, nel senso quel parcheggio lì è su due livelli, no? Quello attuale esistente. Ma qui lui lo vuole fare su un terzo. Vuol dire lo vuole fare su un No, terzo? No, lo vuole accanto, 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 accanto. accanto. Al secondo livello, accanto. Al primo livello, Al accanto. primo, se si accoglie parzialmente l'osservazione, al primo È livello. questo, Si guardate, amplia quello esistente, allora, il via. terreno è tutto questo. Questo che vi faccio vedere io, eccolo qua. E è stata E accolta praticamente la metà. noi E gli abbiamo. aspetta, quel Sì. terreno che facevi vedere corrispondeva a quello che abbiamo individuato in fase di adozione, Antonella? Quello grande, sì, in fase di adozione, sì. Io lo vedo così, lo vedo in quell'altra maniera, non è? Cioè, per farlo in aderenza bisognava andare in orizzontale, il parcheggio che vedevo è in verticale. No, no, è No, orizzontale. è Riccardo, orizzontale. per capire, dopo si riguarda la planimetria di Ma progetto. vedi che è in orizzontale, ma vedi che è Vedi, verticale. Riccardo, guarda, lo vedi che è accanto? Allora, Il parcheggio, appunto. questo è l'adottato, va bene? Sì, ma Esatto, scusa. non si intende con Riccardo. Allora, il giallo che vedi è l'esistente, e è organizzato su due livelli. E te lo prosegui accanto, verso Camaiore, proseguiresti quei due livelli in Appunto, è orizzontale. quello che ti dico io. Invece lui dice, allora si toglie un livello, non si poteva andare a proseguire quello che togliamo di sopra, metterlo a fianco. Ah, qui dici. Sì. No. Perché Ma dici così? ascolta, a me mi sembra già nel senso, Comunque andate a vedere qui, ci sono secondo me è veramente pieno. sufficiente. Siamo in fase di adozione, non vi scordate che non puoi mettere una previsione di un parcheggio fuori. Capito? Poi c'è un'altra proprietà. Manola, Antonella, quanti metri quadrati sono questa proposta, diciamo, frutto dell'accoglimento parziale dell'osservazione? Quanti metri quadrati?
I2 è un parcheggio di progetto, è la sigla I2. Sì, ma perché? Quello che ho parlato, l'osservazione è così. 460 metri quadrati, taravaralla. Alberto, quanti posti auto ci vengono, te che sei veloce nei conti? A me mi sembra insufficiente. No, ma per avere un'idea, no? Oh, è giusto vederla bene, no? Ci mancherebbe. Cioè, è un'osservazione che ha la sua importanza, no? Rispetto a una previsione di opera pubblica. Una decina. Siamo certi che ci vengono una decina di posti messo così come fatto in quel quadrato lì, eh? Perché poi dopo c'è anche da uscirci la macchina. Sì, sì, compresa la viabilità, sì, sì. Ah, ci sta, perché non so, io lo vedo piccolino, io ci vado a volte, ma allora, se me lo dici te, beh, vabbè. Non vorrei che dopo si prevedesse qualcosa che si realizza male e non si risolve un problema. Comunque, Riccardo, chi gestirà il piano può anche decidere di non farlo, cioè la cosa che intendo dire io è avercela una previsione è comunque utile, no? Poi se sul piano progettuale ti accorgi, no, che magari il gioco non vale la candela, puoi, esatto, anche non farlo. Bravo. Allora, se ci avessi avuto la previsione di tutta l'area, anche meglio, no? Ecco il mio perché toglierle mezza e lasciarle perché mezza. Lì l'ufficio ha valutato che tutto forse d'accordo. Il cittadino potesse avere ragione sull'impatto ambientale, cioè magari diventa fattibile, ma diventa una spianata di cemento particolarmente consistente. Comunque, commissari, come dire, no, ma allora, il parere è vostro, non è che per 400 metri quadri mi sembra, cioè, allora, se no allora In una zona dove c'è già un parcheggio, andate, cioè, rimettiamo Google, che spianata di cemento ci viene, anche quel parcheggio che c'è, anzi è stato fatto bene che è bellino, si inserisce nel contesto, cioè voglio dire, se prolunghi il parcheggio qua, che spianata di cemento vedi mai? No, per me non c'è. Antonella, ci puoi andare con l'omino così si vede anche l'altimetria? Ma l'altimetria è notevole, cioè, ma io non so quando è parcheggio di Lampo. Hai ragione, l'altimetria c'è. A te per quello che però c'è anche albergo. Insomma, adottato albergo, per me va bene, poi riguardare tutti con manuale, per me va bene. Ma c'è anche sul primo attimo. Appunto, dico, però c'è una necessità. Sì, però ma dico, Riccardo, poi però, ripeto, ci mancherebbe, esprimete il parere in totale serenità. Fermati lì, Antonella, no, dove vai? Torna indietro. La fine la voglio, a me ha detto lo sdito. Torna indietro. Quindi interessa che ha pagato. Girati verso Nocchi come prima. Quello che il pagamento interessa, perché se no... Ferma lì. Cioè, la cosa che dico io è... Oh, Antonella, ti fermi, eh? No, sono ferma io, eh. No, le mani sono qui. No, ma sei ferma, torni indietro da dove sei. Così? Va bene? No, indietro, verso Camaiore. Verso Camaiore, qua? Sì. Ok, vai. Vai, torna indietro con l'omino. Mi rigiro così? Vai ancora più indietro, girati, verso Nocchi. Fermi lì, ferma lì. Cioè, la cosa che dico io, Riccardo, è... In questo momento, no, dal punto di vista paesaggistico, il parcheggio attuale, per esempio, da questa visuale, no, è coperto da, diciamo così, dall'edificazione che c'è, no? Se te realizzi due piani di parcheggio, praticamente accanto a quella casa che vedi lì... Simone, non è coperto dall'edificazione, perché è più alto il parcheggio che c'è ora, non è lì. È beh, non lo vedi, no? Non lo vedi da qui, no? Alberi, ma quelli ci restano lo stesso, credo, Non sono sul terreno. Sì, Il parcheggio di previsione viene accanto alla casa, giusto? Chiedo viene sopra la casa, sì, accanto nel senso di sopra, sulla sinistra, per capire. No, sopra, però. Ma lì c'è quindi lo vedi, quando già c'era il parcheggio, no, nel senso
perché poi non è proprio qui, devi montare un pochettino con la macchina lassù dalla strada, non è subito lì, non vedi neanche il secondo, ma è molto più alto il secondo. Sì, secondo la mia preoccupazione è di fare un danno paesaggistico ambientale, tutto lì. Capito, secondo me non verrà fuori, però... Comunque, scusate una cosa, cioè, allora, c'è un parcheggio esistente, se lo ampliamo, chiaramente non facciamo dispetto a nessuno, però insomma ampliamolo per quello che serve e per quel che serve facendo anche un'opera che tutto sommato sia realizzabile, perché come quando si comincia a ragionare di sbancamenti, opere di contenimento, insomma l'appetito viene mangiando, ma anche i soldi dopo ce la tira fuori, quindi è una previsione pubblica. È una previsione pubblica, si inserisce per quello che c'è già. Perché di fatto è mezzo, dai, fai una cosa sbagliata, secondo me. Ora, ti fai una previsione e poi decidi se realizzarlo o meno, ma ha un senso completarlo il parcheggio, non mezzo, secondo me, da un punto di vista. Poi, ma tieni conto che, insomma... Io non capisco, era fatto bene perché ora l'ufficio lo va a togliere. Io non lo capisco questa cosa. Io la previsione la ritenevo fatta bene, non capisco perché sia la smezzata, ecco, tutto lì. Ma io, secondo me, è eccessiva. Secondo te? Secondo me no, secondo me ci vuole. E secondo me è un lavoro fatto male in questa maniera qui. Cioè, è un punto di vista, non voglio avere ragione, ci mancherebbe. Però io resto della mia opinione, che non lo farei mai così tagliata a metà. O non ce la vedi la previsione, o se ce la vedi devi fare una previsione che dà una sistemazione definitiva nella richiesta di chi vuole parcheggiare la macchina lì, punto. Così lo vedo un rattoppo e non lo vedo una cosa fatta bene, tutto lì. Ecco, la mia perplessità è quella, ce ne sono altre. Ma presidente, dicevo, io ora non credo approfondimenti istruttori qui ne servano, no? È proprio appunto una questione di opinioni, quindi magari sarà fra quelle dove no, si registra che c'è un'articolazione di opinioni. Io l'unica cosa che posso dire è che in tutti i parcheggi di tutte le frazioni abbiamo tenuto questa linea, no? Cioè verificare da un lato il fabbisogno, e qui, come diceva il presidente, non è che ci è stato chiesto anche nel procedimento partecipativo, non è che ci è stato chiesto di realizzare un nuovo parcheggio, no, può essere utile ampliare quello che c'è, ma non è che serve un nuovo parcheggio. E dall'altro lato cercare di avere un punto di equilibrio tra l'esigenza dell'infrastruttura e l'ambiente, tutto lì, ecco. Poi dopo, chiaro, si possono avere opinioni diverse. Volevo dire che è la linea che abbiamo tenuto in tutti i casi, Orbicciano, un'altra previsione che c'era su Nocchi vicino a Bernardone, cioè nelle colline abbiamo cercato questo equilibrio. Poi a volte mi sfugge una cosa, Simone, però in questo caso dimmi. Perché nella previsione di piano era previsto e l'ufficio lo toglie? Non è che lo toglie, lo riduce ad una dimensione. Chiedo all'ufficio la motivazione del perché non ha mantenuto la previsione di piano. Ma guarda, te la posso dire, Riccardo, se vuoi te la posso dire. L'hanno fatto loro. Allora, Riccardo, se vuoi te la posso dire io, perché è banale, poi l'ufficio è qui, mi corregge se sbaglio, perché quando si è andati a fare il piano all'inizio, no? C'era un parcheggio esistente su due piani e l'ufficio ha seguito il perimetro esistente del parcheggio esistente. Bene, cioè. E però ha un impatto significativo dal punto di vista ambientale. No, ora questo Simone, ma capivo se ce lo levavi tutto. Se ce lo levi, lasci mezzo, l'impatto è minimo, perché te vai ad impattare in una zona in ugual misura che se tu lo facessi tutto, hai capito? È quello l'impatto, il resto, la differenza è poca cosa, hai capito? Va bene, io ho capito. No, ho capito, per l'amor di Dio, te dici o tutto o niente, ho capito, no, ci mancherebbe. Ecco, magari vederla da un'altra parte, ecco, tutto lì il mio discorso. Ma il punto di vista tuo è chiaro, Riccardo, io ho un'altra perplessità che non è quella di inserimento, ma è quella dei costi e della sostenibilità legata poi alla funzione. Perché... Il costo ce l'hai lo stesso anche se fai il primo, eh? Ora, c'è la metà del conto. O poco il meno ce n'è un po' meno, però se è reale l'esigenza di parcheggio, si fa sulla fattibilità complessiva anche e sulla necessità, siccome un parcheggio c'è già,
Comunque, volevo sapere gli altri commissari cosa ne pensano. Alberto, a Michela. Alberto, però ti do la parola, se non eserciti, dopo te la leggo. Più che altro è la necessità, Jacopo, capito? Se ci vuole grande in quella maniera, nel senso, se c'è la necessità, uno lo fa. Se non c'è la necessità, è chiaro che può andare bene la dimensione ridotta. Allora, il percorso partecipativo, scusa Alberto se ti interrompo, è solo per darvi un'informazione. Nel percorso partecipativo che abbiamo fatto, ce n'è di richieste di parcheggio a Nocchi, devo dire per onestà, lo dico poi, siete tutti consiglieri comunali, quindi lo sapete anche voi, non c'è una richiesta lì, cioè le zone in cui a Nocchi c'è bisogno di parcheggio sono, diciamo, principalmente altre. È chiaro che lì un parcheggio un po' più grande può far comodo in certi momenti, ma non è quella la zona messa peggio come parcheggi, sono altre le zone messe peggio. Ecco, ve lo segnalavo perché nel percorso partecipativo non è che c'è stato chiesto di raddoppiare il parcheggio esistente. Ecco. E nelle altre zone, Simone, non c'è stato modo di prevedere niente? No, no, l'abbiamo previsti. No, no, abbiamo previsto diversi parcheggi. Ce ne sono ancora. Sì. Okay. Ce n'è uno vicino alle poste, uno nella zona di Pompeo, uno nella zona di Bellardone, cioè... Diciamo dove serve veramente non è previsto, perché io Nocchi lo conosco, serve vicino al di là dall'acqua e non è previsto, tutte le macchine sono in mezzo alla strada e anche molto pericolose e lì non c'è, e la gente lo chiedeva lì, in quella zona lì, perché ci sono stato, sono andato a vedere, c'era la possibilità di farlo di là dal fiume con un ponte belli, però va bene, sono tutte cose che si possono fare anche successivamente, non lo so. Quindi era lì l'esigenza, ma allora non ha senso neanche mezzo, Simone, sono d'accordo su quello che dici, però non ha senso neanche prevederne mezzo, in quella maniera lì, se non c'è l'esigenza. Vabbè, comunque, punti di vista, vai. A rettifica, a parziale rettifica di quanto detto prima, con 460 metri quadri di parcheggio non ce ne vengono 10 di posti auto, ma ce ne vengono 22, avevo invertito io gli addendi e comunque rettifico ora. Per fare 10 posti macchina, che allora a questo punto qua si andrebbe incontro alle esigenze di tutela del territorio e di dare tra virgolette un plus a quello che è lì, quindi auspicando i 10 posti auto sarebbero sufficienti circa 220-230 metri quadri, quindi può essere ulteriormente ridotto dai 460 che era previsto ora alla 50%, quindi 230-250 metri quadri, quindi di fatto impattando ancora meno su quella che è la skyline che era stata evidenziata prima. Quindi se vogliamo fare 10 posti auto comunque per ampliare il servizio, ancorché non espressamente richiesto dalla cittadinanza, ma individuato lì, ritengo che sia sufficiente 230-250 metri quadri, quindi riducendo la dimensione. Se no si bypassa, se non è espressamente richiesto e si ravvisa la non effettiva necessità di ampliarlo in quella posizione specifica, si cassa la previsione e si lascia come era originalmente. Grazie. Bene. Io mi sono la mia opinione è che una previsione di ampliamento può far comodo. Poi, ripeto, sta all'amministrazione che verrà decidere che livello di priorità ha. Probabilmente a Nocchi ci sono altre priorità. Però io, siccome poi bisogna essere anche, no, avere una capacità prognostica, no, delle esigenze future, io una previsione di ampliamento ce la farei. Sì, secondo me l'obiettivo dovrebbe essere avere il migliore equilibrio possibile fra le esigenze di un ampliamento che può essere utile e il paesaggio. Questa era un po' l'indicazione che io mi sono sentito di dare in tutti i parcheggi delle frazioni che hanno un impatto ambientale all'ufficio. Quindi non so, Presidente, che cosa vogliamo fare,
se, come dice Alberto, valutare un'ulteriore riduzione oppure semplicemente si lascia così e poi starà a chi gestirà la previsione urbanistica, come dire, Ma gestirà nel migliore modo. io mi sono espresso e resto convinto della mia posizione, cioè se l'interpretazione dell'ufficio è stata quella di ridurre, a seguito anche delle osservazioni presentate, l'area del parcheggio facendola coincidere con i limiti già fisici che ha quel lotto, perlomeno in una dimensione, cioè verso Camaiore, io sono d'accordo. Del resto il dimensionamento che ha fatto Alberto ora mi convince perché prima dicevo, Cristo, c'era messo piuttosto spazio di manovra, cioè sembrava un parcheggio dimensionato a 10 posti per i mezzi pesanti. Invece, insomma, 22 posti macchina in più su un unico livello riducono i costi, fanno sì che qualora sia necessaria l'amministrazione che viene la renda attuabile e la attui quella previsione lì, e tutto sommato, insomma, non comporta secondo me un grosso dispendio dal punto di vista dell'inserimento. Da notare che poi c'è anche un problemino ulteriore, secondo me, se si fa un parcheggio su due livelli, che riguarda la distribuzione dei flussi, perché il parcheggio esistente è stato pensato su due livelli a quelle dimensioni. Se le dimensioni cambiano, bisogna farci magari un'altra rampa, si perde posto in altro modo. Insomma, i parcheggi su più livelli hanno sempre delle problematiche che si portano dietro. Per cui per me la valutazione che ha fatto l'ufficio è pertinente e risponde anche alle esigenze che possono eventualmente verificarsi e che non sono prioritarie in quella zona lì rispetto al resto della frazione, qualora si decidesse di attuare la previsione di parcheggio. che prima di ridurlo bisogna sentire i lavori pubblici, sennò si rischia di fare un'operazione che Ma cancella. mi pare, Manola, Sì, Roberto, mi pare di registrare, ora io non voglio esprimere un'opinione, mi pare di registrare che il Presidente della Commissione dica io la previsione la lascerei come ha sono con. detto l'ufficio, perché comunque ha un senso, perché corrisponde al primo piano, diciamo, del parcheggio esistente, quindi magari anche dal punto di vista progettuale potrebbe avere, no, un suo senso. Quando allarghi il parcheggio esistente, rimanere a uno, no? A una corrispondenza con il primo piano di quello che c'è. E poi la riduzione dell'impatto ambientale in fase progettuale è sempre possibile, cioè quello che diceva Alberto è comunque sempre possibile in una fase che è quella del progetto, no? Non è mica detto che uno sfrutti per intero l'area se a un certo punto ritiene che sia migliore un progetto diverso. Mi pare, di registrare queste opinioni qui. Al netto di quello che dice Riccardo, che ha manifestato un'opinione diversa, però se posso fare la sintesi, mi sembrerebbe che che dal punto di vista istruttorio siamo a posto con un'articolazione di opinioni. È una sintesi corretta? Ma no, non è corretta, perché ti spiego, cioè non è che io sono contrario a questa previsione, no, di avere un parcheggio, io sono contrario a ridurla, io l'avrei mantenuta com'era, quindi anche più piccola va bene, è sempre un parcheggio, ora si capisce che non erano i 10, quindi 20, 22, quindi sono già più macchine, quindi vanno incontro maggiormente alle esigenze di chi risiede lì. Io sono favorevole al parcheggio. Ero favorevole a un parcheggio ancora più grande, No, no, riferito. Riccardo, mi sono spiegato male. Intendo dire che l'ufficio non deve fare niente. Prendiamo atto che c'è un'articolazione di opinioni. Se ho capito bene, Alberto era addirittura per valutare un'ulteriore possibile Riduzione. riduzione. Mi pare, Alberto, però dillo te, ovviamente, che questo è sempre possibile in fase progettuale. Jacopo diceva la previsione ha un suo senso perché allinea, no? La previsione a uno dei piani esistenti del parcheggio, quindi diciamo forse la cosa che diceva Alberto può essere, no, gestita poi da chi verrà in fase progettuale. Cercavo di far sintesi in questo senso, cioè che prendiamo atto di Corretto, un'articolazione di corretto. opinioni, eh? Va bene? Sì, in tutto questo appunto, il parere dell'ufficio è quello della riduzione rispetto all'adottato, io su quella sono favorevole. Se non siamo tutti d'accordo, segniamo che c'è appunto la Certo. valutazione. Io vi Non ho devo capito nulla, dire. Jacopo, di quello che hai detto. Parlavi Niente, dall'oltretomba. Riccardo, ha semplicemente detto che sì, lui è d'accordo con la proposta dell'ufficio e che ci segniamo che c'è un'articolazione di opinioni. Oh, va bene? Allora, io
però abbiamo un problema, nel senso che io vado via ora, la presa fino a mezzogiorno, ci andrà via, se è mezzogiorno e 20. Sì, si va via tutti, ma abbiamo una questione. Allora, domani noi abbiamo da rivedere, nel caso, un'altra osservazione che non abbiamo discusso delle cartografiche, ma mancano ancora, perlomeno, a meno che non arrivino oggi, le modifiche cartografiche dell'elenco di quelle cartografiche da rivedere. Intanto chiedo all'ufficio di sollecitare il più possibile Fabrizio, perché insomma, ve le trasmette. Sì, ci vuole il suo tempo, ci vuole il suo tempo, ci vuole il suo tempo. Io vi saluto. Però no, dicevo, domani che facciamo? Si comincia la norma?